buonasera, possiamo iniziare. Studentesse e studenti dell'Università dell'Insubria, soprattutto cittadini d'Europa, benvenuti. La vostra presenza così numerosa a questo evento è davvero importante e dopo vi spiegheremo il perché. Però un evento all'insegna della mobilità europea non può che iniziare con l'inno d'Europa, l'inno di questa grande patria che, uniti nella diversità, ci abbraccia di più. Abbiamo, silenzio per favore, abbiamo coinvolto, sempre nello spirito di collaborazione tra le istituzioni del territorio, il Conservatorio di Como, e ringrazio il maestro Carlo Balzaretti che è qui presente. E appunto il nostro evento inizierà con l'inno d'Europa cantato dagli studenti internazionali del conservatorio stesso, che sono Jujin Park, che è soprano, Junmin Son, che è alto, Masaya Habu, tenore, Shui Dong, baritono, Satomi Hotta al pianoforte, e eseguiranno appunto l'inno alla gioia, che poi è diventato l'inno d'Europa, e questo sarà servito però anche, visto che prevalentemente qua siete tutti studenti, dal Gaudeamus, che è l'inno internazionale degli studenti universitari, che ci vuole trasmettere il messaggio ovviamente di cogliere l'attimo. La vita non è domani, la vita è adesso, e adesso bisogna approfittare. Questa è la canzone. Allora prego gli studenti internazionali del conservatorio di prendere posizione e di allietarci con l'Unione d'Europa e con il Gaudeamus e con un bel applauso. Grazie.
grazie mille, ho molto apprezzato la vostra performance. Come vedete sono studenti, nei loro volti sono studenti internazionali, ma non vengono né da Mendrisio né da San Marino, vengono da molto più lontano e sono loro stessi la testimonianza del fatto che la mobilità per andare in posti diversi, per imparare cose nuove, è fondamentale. Quindi la loro presenza qui è doppiamente importante, sia per averci dato questo momento di gioia con il Gaudeamus e con l'Inno d'Europa, sia per la loro testimonianza proprio concreta del fatto che muoversi oggi è fondamentale. Grazie ancora e avremo tante occasioni di collaborazione con il prossimo lavoro. La giornata è sostanzialmente divisa in due parti. Avremo una prima parte con dei relatori che abbiamo chiamato, e naturalmente li ringraziamo, per testimoniare rispetto al mondo dell'università, al mondo del lavoro, l'importanza della mobilità. E poi la seconda parte più tecnica, naturalmente discuteremo i nostri ospiti perché per loro è particolarmente interessante, cercheremo modalità concrete per fare le Erasmus. E alla fine avremo la testimonianza di numerosi studenti che sono stati via, che sono tornati e che ci possono dire com'è stato, e potrete naturalmente fare tutte le domande che volete. Solo due parole per introdurre il primo intervento. Cioè, vi voglio dire che stiamo lavorando veramente tanto per andare verso l'internazionalizzazione 2.0. Noi vogliamo fare della internazionalizzazione è proprio un fondamento costitutivo dell'insegnamento che gli possiamo dare, e per fare questo abbiamo elaborato delle strategie, abbiamo recentemente approvato un piano triennale strategico che prevede tutta una serie di azioni, sia veicolando delle risorse finanziarie dove non ci sono, molti contributi vengono dall'Europa, certo, ma non sempre sono sufficienti. Ad esempio, fino all'anno scorso difficilmente si poteva andare in Svizzera. La Svizzera appartiene all'Unione Europea, come sapete, quindi non è coperta dal programma Erasmus. Ma è evidente che mentre per uno studente dell'università, che so, di Bari, non andare in Svizzera a studiare o a fare un tirocinio può essere una cosa più o meno indifferente, per noi che la Svizzera la diamo a qualche chilometro da qua, non era così, quindi abbiamo trovato 20.000 euro nell'ambito del nostro bilancio da destinare proprio a quegli studenti che vogliono fare l'Erasmus in Svizzera. Ma i soldi sono spesso un problema, lo sappiamo, ma non sono l'unico problema, a volte non sono nemmeno il problema più importante, c'è un problema culturale, e nel senso che molti studenti non partono pur essendoci le risorse disponibili. L'anno scorso abbiamo avuto delle borse che non sono state coperte. E allora qua evidentemente c'è un problema culturale a cui noi dobbiamo sopperire. Dobbiamo sopperire con delle azioni che abbiamo previsto nel nostro piano, e tra cui ad esempio la creazione di un'associazione studentesca che si chiama il Super Erasmus Angels, dopo ne parleremo più approfonditamente, proprio per veicolare e mantenere quel patrimonio informativo e di esperienza da parte di coloro che sono stati in Erasmus e sono tornati a beneficio degli studenti più giovani. Ecco, questo è solo un esempio di quello che delle azioni di tipo culturale che vogliamo realizzare. Ma non voglio rubare tempo ai nostri relatori e vi introduco subito il professor Stefano Serra Capizzano, rettore vicario di questa Ateneo e della sede di Como. Facciamo un applauso. Grazie a Giorgio per questa organizzazione di questo evento di veramente grande importanza. La sala piena è già di per se stessa. Qui sembrava acceso. Sì, sì. Sempre per volume. Provo. Ci siamo. Sì, sì, sono. Ci siamo? Sì. Forse ce l'abbiamo fatta.
ringrazio il collega per questa introduzione, per aver organizzato un evento di grande importanza. La sala piena è già di per sé stessa una manifestazione di successo. Come università abbiamo deciso di investire, come ha ricordato il collega, nella favorire la possibilità per gli studenti di andare all'estero. È qualcosa in cui crediamo, e non crediamo soltanto in un senso astratto, ma anche in qualche modo per esperienza personale. Io vengo da una famiglia complessivamente modesta. Quando diventai ricercatore scoprì che con la mia matematica potevo andare ovunque, chiamato e pagato, servito e privilegiato, per me una, diciamo così, un cambio di vita non piccolo. Andare all'estero aiuta, apre la mente, dà un'esperienza che uno può rivendere quando torna in Italia. E questo forse è un punto di particolare rilievo, perché l'Italia ha già di per sé stessa una tradizione di esportazione di talenti. Il problema è tornare indietro. E anche in questo senso, come università, ci siamo posti questo problema. In qualche modo anche la nuova governance, il magnifico rettore Tagliabue ed io, avevamo confezionato un programma elettorale col quale ci siamo impegnati a proseguire delle azioni concrete di attrazione dei talenti. Vogliamo che questo Ateneo non soltanto dia la possibilità di formarsi e di formarsi anche all'estero con esperienze, ma di attrarre anche persone che in Italia vogliono tornare. È un esempio eclatante, l'abbiamo avuto da subito, la collega Olivia Caramello, che è stata delegata dal rettore alla attrazione dei talenti. Lei è stata in passato il più eclatante e noto anche a livello giornalistico caso di fuga dei cervelli nell'ambito matematico. Ha deciso di rientrare in Italia e, potendo scegliere tra la normale di Pisa, la statale di Milano e altre, è venuto da noi. Questo a testimoniare che questa apertura c'è. Ma questa apertura che cosa implica? Implica una etica, una onestà intellettuale. Quando tu chiami una persona di altissimo livello, non puoi dire: qui ci sono i miei e devono andare avanti loro. Deve essere un ambiente aperto, un ambiente in grado veramente di valorizzare il merito, valorizzare il talento e accogliere le persone che arrivano da lontano. Questo lo vogliamo fare anche a livello studentesco. L'esperienza del Collegio di Como è un esempio di tentativo di attrazione di persone di qualità anche a livello studentesco. Ovviamente da parte vostra ci deve essere la disponibilità ad andare ad acquisire esperienze, e magari uno può fermarsi all'estero, non c'è niente di male, ma può anche voler tornare in Italia, e in questo caso deve trovare una struttura in qualche modo che lo accolga. Come Ateneo non ci siamo impegnati, probabilmente la politica italiana dovrà impegnarsi ancora di più, anche se a livello accademico c'è da dire che alcune cose si sono smosse. La Olivia Caramello, di fatto, e questo sembra antipatico dirlo, non l'abbiamo pagata neanche una lira, perché esistono dei programmi ministeriali che, se uno li vince, può scegliere dove andare. È indicativo però che questa collega, invece di scegliere la normale di Pisa, è venuta in Sudria. Questo perché abbiamo fornito a questa persona l'idea che in questo Ateneo si può crescere alla pari con altri. Non essere stati fuori non significa aver perso la possibilità di avere una crescita in questo Ateneo. Vi ringrazio, e avevo deciso di fare un intervento breve perché altrimenti ci si annoia, le cose da sentire sono tante, e auguro a tutti una giornata splendida. Grazie Stefano, grazie dottore. Dunque, volevo sottolineare una cosa che ha detto, che mi sembra molto importante, cioè noi non soltanto vogliamo mandare via gli studenti all'estero nelle nostre molte sedi consorziate, vogliamo anche che tornino, questo assolutamente è un pacifico. E il territorio credo sia pronto anche ad accogliere degli studenti particolarmente bravi e formati, perché l'esperienza all'estero non è soltanto un'esperienza di studio in cui si imparano degli hard skills, cioè delle condizioni tecniche, è prima di tutto un'esperienza di vita in cui si apprendono degli soft skills, cioè la capacità di adattamento, la capacità di organizzazione.
Ma proprio per testimoniare, diciamo, la vicinanza con le organizzazioni del territorio, chiamerei a parlare la dottoressa Serena Costantini, che è consigliere incaricato dell'area internazionalizzazione di Unindustria Como. Ringrazio il professor Giorgio Zamberetti, delegato del magnifico rettore all'internazionalizzazione, per l'invito rivolto all'Industria Como. Saluto e ringrazio anche il professor Serra Capizzano, prorettore vicario. Mi fa molto piacere partecipare a questo evento e avere l'occasione di portare saluti di un'Industria Como in occasione di questa presentazione del bando Erasmus. L'Industria Como è anche la sottoscritta, crediamo molto nell'efficacia di questo strumento come momento di crescita internazionale, come momento di crescita personale, scusate. La dimensione internazionale caratteristica di Erasmus fa inevitabilmente il curriculum e si trasforma quindi in una risorsa per l'intera collettività economica e sociale. Inoltre, una cosa da non sottovalutare, l'acquisizione di una lingua straniera a titolo definitivo è sicuramente non è sicuramente una cosa da poco, quindi non è un elemento da sottovalutare. Il programma Erasmus è attivo dal 1987 e ha messo in movimento migliaia di strumenti, di studenti. È uno strumento che è stato considerato talmente valido che la Commissione europea, accanto al progetto Erasmus, ha inserito il progetto Erasmus Plus, valido dal 2014 al 2020, affiancandolo appunto al progetto Erasmus, con l'obiettivo di raccogliere ed integrare tutti i programmi di scambio di mobilità europei. Quindi non è valido, rivolto solamente agli studenti, ma anche al personale delle scuole, agli educatori e ai giovani lavoratori. È aperto a qualsiasi organizzazione, quindi va nel campo dell'istruzione, della formazione e in altri settori socio-economici. Da che cosa è nato questo progetto Erasmus Plus? Dall'idea che comunque ci sono degli studenti a livello europeo, giovani lavoratori in cerca di lavoro, ci sono anche delle aziende che possono magari recepire questa offerta e quindi l'idea era stata proprio quella di cercare di mettere in contatto questi due mondi. Il programma è aperto anche alle imprese e quindi permette di avere una visione di insieme sui finanziamenti per realizzare sinergie tra il mondo dell'istruzione e il mondo del lavoro. E quindi si cerca di a volte anche di riuscire a costituire dei nuovi programmi e curriculum formativi per cercare di colmare magari il gap in termini di abilità e competenze che sono presenti sul territorio. Questo programma Erasmus Plus partecipa a 28 paesi membri dell'Unione Europea. Sempre nell'ambito delle imprese offre la possibilità ai dipendenti di accrescere le proprie conoscenze, competenze e abilità attraverso i programmi di mobilità, quindi partecipando a periodi di formazione e di job sharing presso enti di formazione o imprese appartenenti appunto al programma. Volevo dare una breve illustrazione di quale fosse l'esperienza dell'Industria Como a questo proposito. Noi abbiamo in particolare 7 studenti provenienti dalle 3 sedi Enfapoli, Lurate, Cacilio, Erbe e Tremezzina, che hanno partecipato ad Erasmus Plus negli anni dal 2016 al 2017, con destinazione tra paesi europei, Germania, Francia e Spagna, svolgendo un'attività didattica in centri di informazione, e un tirocinio aziendale in aziende di settore elettrico e meccanico. Il riscontro dei ragazzi è stato entusiasta, sia per l'esperienza umana, perché comunque il viaggio, il confronto, la condivisione sono tutti elementi positivi, sia per l'esperienza professionale. Dobbiamo considerare infatti che le aziende francesi presso cui questi studenti si sono recati hanno considerato l'opportunità di offrire un inserimento lavorativo, dando così da un lato un riconoscimento personale allo studente e dall'altro offrendo anche una conferma della qualità formativa ricevuta dai nostri centri di formazione. Anche per il biennio 2019-2020 Enfapoli ha aderito con altri partners, con capofila EMEC Lombardia, ad un programma Erasmus Plus e il progetto che è attualmente in fase di valutazione. Guardando le diverse statistiche che sono state pubblicate nel corso degli anni,
con riferimento sia al programma Erasmus sia anche al numero di partecipanti, possiamo dire che questo è uno dei progetti europei che più riusciti, e gli italiani risultano tra i più dinamici nella partecipazione. Oggi vorrei fare una riflessione sul fatto che ragazzi siamo sempre di più inseriti in una dimensione mondiale, perché perché l'internazionalizzazione è l'infra vitale per la sopravvivenza delle nostre imprese, quindi mette in contatto le nostre aziende con i mercati esteri, e quindi dà accesso ad un mercato del lavoro decisamente più ampio di quello nazionale. Quindi calarsi in una dimensione europea significa diventare cittadini d'Europa, ed Erasmus ha proprio questo obiettivo. Portate come esempio l'industria Como, in cui con il Consiglio di Presidenza cerchiamo di organizzare una volta ogni 4 anni, nella durata del Consiglio di Presidenza, una visita alle istituzioni europee. Quindi anche per noi imprenditori, cui partecipano i presidenti dei gruppi energetici e gli imprenditori che desiderano partecipare, ed è un momento veramente importante di riflessione e di apprendimento, perché entrare a visitare le istituzioni europee è comunque veramente una fase di accrescimento, ci aiuta a capire che noi siamo parte di una comunità, appunto la comunità europea. Infatti, chi ha frequentato l'Erasmus ha potuto affermare di aver sviluppato un forte attaccamento alle istituzioni europee, una maggiore propensione a condividere valori comunitari e di integrazione. Il paese di chi ha frequentato l'Erasmus non è più il paese di provenienza, l'Italia, la Francia, la Germania, il paese di chi ha frequentato Erasmus diventa l'Europa, si diventa quindi anche culturalmente cittadini europei. Inoltre, da alcuni articoli apparsi recentemente sui giornali nazionali, veniva attestato come gli studenti ex Erasmus abbiano maggiori e migliori opportunità nel mercato rispetto ai colleghi che hanno studiato unicamente nel loro paese. Di più, c'è una ricerca della Commissione europea che attesta che il 78% dei responsabili HR che avevano partecipato al sondaggio affermava che a parità di titoli e meriti veniva preferito il candidato che aveva effettuato un periodo di mobilità durante i suoi studi. Il 95% di questi HR avrebbe consigliato anche i propri figli un'esperienza di questo genere. Quindi vorrei fare una considerazione finale per non tediarmi troppo. Perché l'Erasmus aiuta a trovare lavoro? Perché, riprendendo concetti espressi anche dal professor Zanteretti, l'esperienza maturata con un percorso Erasmus non è utile solo ai fini dell'apprendimento della lingua e l'apprendimento di nuovi e diversi approcci didattici, ma a mio avviso la cosa più importante è che metta a contatto con culture differenti, culture e stili di vita diversi, non per forza migliori o peggiori, ma culture e stili di vita differenti. Questa diversità di contesti aiuta ad acquisire uno stile di vita, una propensione al problem solving veramente elevata, cioè, e comunque consente di imparare a trovarsela anche in situazioni differenti. Quindi, rispondendo al quesito perché Erasmus aiuta a trovare lavoro, vorrei dire che non è il titolo, quindi, Erasmus che garantisce più opportunità di lavoro, ma è l'esperienza di vita che partecipare a questo programma consente di fare, quindi un'esperienza di crescita, ed è proprio questo elemento che è spendibile anche nel mercato del lavoro, sempre più alla ricerca di persone capaci e mature. Un'ultima considerazione che vorrei fare riguarda il tessuto produttivo italiano. Il nostro tessuto produttivo è composto principalmente da aziende medio-piccole, ma il fatto comunque di avere aziende medio-piccole non deve spaventare, cioè, anzi, perché la partecipazione ad un programma estero di questo tipo può addirittura diventare uno stimolo per queste aziende, perché una ragazza, una persona giovane che entra a contatto con un'azienda può comunque con le sue idee e con la sua cultura mentale riuscire a stimolare quel processo di innovazione e di cambiamento che poi magari potrebbe essere alla base di un miglioramento della vita aziendale, comunque dell'introduzione di anche elementi innovativi all'interno dell'azienda. Quindi c'è, cioè, anche gli studenti e le persone senza relativa capacità di lavoro acquisita hanno questa grande responsabilità. Oggi, l'ultima considerazione sull'Europa, sembra crollare sotto i colpi di interessi contrapposti, e io spero veramente che i giovani che sono riusciti ad entrare all'Erasmus potranno sostenerla e ricostruirla sulla base degli ideali. Grazie.
Ecco, forse con questo si sente un po' meglio. A posto. Grazie dottoressa Costantini per il suo intervento, ci ha dato dei numeri che ci fanno capire veramente quanto è importante per il mondo del lavoro questa esperienza. Allora, adesso abbiamo altri relatori, devo però preliminarmente ringraziare il dottor Martino Verga, che è presidente di Fondazione Comunità Comasca, che ci onora oggi della sua presenza, possiamo fargli un applauso in quanto è il prossimo relatore che lavorano nelle sue imprese. Grazie veramente dottor Verga. Chiamerei a questo punto il dottor Marco Caspani, che è CEO di CSL SRL e ha numerose esperienze all'estero. Prego. Grazie. Ringrazio me stesso per l'invito e saluto i ragazzi che mi fa piacere vedere così numerosi. Mi ricorda qualche anno fa quando ero da quella parte. Diciamo che volevo condividere brevemente, però non mi fa annoiare nessuno, quello che è stata la mia esperienza lavorativa. Diciamo che più che sul percorso di studi è stato sul mio percorso professionale che l'estero ha avuto un impatto preponderante. Già a partire dalla prima attività lavorativa lavoravo per una piccola azienda italiana che distribuiva della strumentazione da mandanti estere, mi sono ritrovato ad avere un capo che parlava solo inglese perché era inglese, di Leeds peraltro, non so se qualcuno di voi ha mai sentito l'accento di Leeds, è una cosa incomprensibile. Questo mi telefonava tutti i giorni e chiedeva che io lo chiamassi tutti i giorni per fare un rapportino della situazione. E a quei tempi non c'erano i cellulari, quindi non ci potevamo mandare gli sms, andavo in giro con il mio sacchettino di monetine per fare le telefonate della cabina e ricordo che terminavo tutte, inesorabilmente tutte le telefonate chiedendogli di mandarmi un fax, perché non avevo capito la parola. Diciamo che questo è stato il primo impatto vero con l'estero, perché studiare una lingua, vabbè, siamo tutti più o meno capaci di farlo, ma integrarsi con il popolo che parla quella lingua è completamente diverso. Poi la situazione l'ho risolta prendendolo a quattro occhi, dicendogli invitami da te, sto un mese, mi insegni le cose, vivo nella tua casa, quello non ho voluto fare ovviamente, e ho avuto la possibilità di interagire con una cultura completamente diversa. Poi caso voluto che tutta la mia carriera, è un po' ridicolo, però tutta la mia professione si è sviluppata in ambito internazionale. La seconda fase della mia vita lavorativa, per 9 anni ho lavorato per una multinazionale, peraltro che nessuno conosceva. Quando la presentavo ai clienti dicevo the largest unknown company in the world. Eravamo circa 22.000 persone e facevamo 10 miliardi di dollari di fatturato e non ci conosceva nessuno. Quindi vabbè, però questa azienda per esempio aveva un forte baricentro in Asia, su 600 uffici 550 erano in Asia, quindi io mi sono trovato a dover partire spesso e volentieri per paesi che avevo in mente di visitare solo come vacanziero, no? Scontrandomi all'inizio con delle difficoltà pazzesche di interazione culturale. Un altro esempio, qua è capitato, dopo 2 settimane che lavoravo per questa azienda, mi chiama il capo francese e mi dice guarda Marco, sono ammalato, ho da chiudere un contratto importantissimo in Bolivia, so che non è in Asia però è un altro aneddoto, devi partire tu. Quindi io non avevo mai viaggiato, sono in Grecia in vacanza con i miei amici e sono andato una volta forse a Ibiza a fare un weekend. Beh, lo considero l'Ottoberfest, che vabbè, più o meno dicevano tutti. Quindi sono dovuto partire per un paese, se vogliamo, del terzo mondo,
sondaggio senza essere, senza aver potuto preparare in nessun modo e ad interagire con delle persone che sono state, si sono rivelate completamente diverse da me. Anziché chiudere la trattativa in un giorno, sono dovuto rimanere 5 giorni, perché ci ho messo, purtroppo non è che sono molto dotato intelligentemente, come il mio collega che parlerà dopo di me, vedrete il suo curriculum. Però mi sono dovuto adattare, sono dovuto rimanere per 4 giorni, quando magari il mio capo avrebbe chiuso la vicenda in un giorno solo, no? Sempre con questa azienda poi ho avuto la possibilità, perché le multinazionali ti succhiano sangue, vi auguro anche voi di provare un'esperienza in multinazionale, però almeno la mia perlomeno mi ha dato la possibilità di seguire un percorso formativo ben definito, ci ha dato la possibilità di fare dei master, di arricchire anche le nostre conoscenze culturali. E gli ultimi 3 anni di questa esperienza li ho vissuti a Londra, in Inghilterra, dove ho fatto l'amministratore delegato dell'ufficio di quel paese. Ecco, io diciamo che erano passati ormai 9 anni da quando io ho iniziato a lavorare, e bene o male dal primo giorno della mia carriera lavorativa ho dovuto, mio malgrado, parlare inglese, imparare a parlare inglese in maniera accettabile, decente. E poi sono andato a vivere in Inghilterra pensando di conoscere a meno dito tutti i segreti della lingua, no? Mi guardavo i film in inglese, Netflix non c'era ancora, però c'erano altri modi per tenersi aggiornati, e poi lì è stato un trauma, ci ho messo tipo 2 settimane a capire dove mi trovassi, no? E non era questione semplicemente linguistica, è proprio una questione proprio di interazione con il paese. È stato proprio l'adattarsi alle culture, alle usanze dei lavoratori inglesi. Il primo giorno in ufficio ho fatto la riunione con tutti per conoscere i miei colleghi. Ero abituato qua in Italia, si fa di moda adesso lavorare fino a tardi, se dovrete lavorare in una banca d'affari vi ricevono le telefonate solo dopo le 10 di sera. E là in Inghilterra ho finito le mie riunioni, era le 5, esco dal mio ufficio per andare a prendere il caffè, non c'è più nessuno. E lì tutti escono alle 5 del pomeriggio. E ho detto, beh, magari non ho fatto un buon impatto, no? In realtà è proprio così, così come al venerdì pomeriggio ho dovuto imparare, a me la birra non piaceva, io al venerdì pomeriggio dovevo andare insieme a tutto l'ufficio a bermi la birra al pub, perché altrimenti sareste stato escluso dalla vita sociale inglese. Cioè, questo per dirvi che è importante il vostro percorso di studio, è importante il vostro percorso lavorativo, ma l'insegnamento che ho avuto da queste esperienze all'estero è stato che in primis occorre sempre adattarsi. Il mondo, soprattutto all'estero, è molto competitivo. Leggevo una statistica stamattina, giusto per prepararmi un minimo per questo intervento, io non ho presentato nessuno slide, mi scuso, ma leggevo delle statistiche, sono tutti gli anni 350.000 studenti indiani vengono a studiare in Occidente, nei paesi occidentali. Ci sono un sacco di cinesi che tutti gli anni vanno a studiare e si trasferiscono, molti di essi, negli Stati Uniti d'America. È un mondo molto competitivo, è una guerra. Questa gente ha molta fame di avere successo e di arrivare ad avere, guadagnare i soldi, ad avere una qualità di vita, comunque raggiungere le soddisfazioni. Quindi l'insegnamento che io posso condividere con voi dalla mia micro esperienza all'estero è che in primis bisogna adattarsi, bisogna avere uno spirito di adattamento e bisogna avere la capacità anche di sudare, di lavorare duro, perché vi auguro che abbiate le strade spianate nelle vostre vite, però non è così, bisogna lottare per perseguire i propri obiettivi. In secondo luogo ho imparato a interagire con persone e culture differenti, questo è fondamentale. Per il lavoro che faccio oggi, che tra 2 minuti vi spiego, è fondamentale riuscire ad integrarsi con le persone che si hanno di fronte in tutte le circostanze, cercare di capire qual è il loro punto di vista,
cercare di capire che spesso c'è una barriera socio-culturale da scavalcare per poter arrivare ad avere un'interazione positiva per i propri, per i propri interessi. E infine ho deciso di rientrare in Italia perché ho uno spirito molto patriottico. Io tra l'altro sono di queste zone, conosco il dottor Martino Veria da sempre, ho fatto la tesi, la parte sperimentale della mia tesi anche da loro, e è bello vedere che ci sono delle imprese italiane che fanno veramente un'impresa che poi esportano in tutto il mondo. Adesso sono direttore generale di una di queste aziende che appartengono a un gruppo di imprese controllate dalla famiglia Verga. Diciamo che è una medio grande impresa che ormai è presente in più di 110 paesi nel mondo, che interagisce tramite delle filiali sparse in diversi stati, direi ormai copriamo tutti i continenti. E la mia giornata lavorativa tipo è svegliarmi molto presto al mattino, fare una conference call con i miei colleghi dell'Australia, andare a lavorare nell'azienda che è a 50 km da dove vivo, quindi col traffico impiego parecchio tempo, che però uso per fare le mie telefonate. Torno a casa la sera e comincio a parlare con gli americani e via dicendo, poi quando non sono in giro, diciamo. Quindi a me piace molto questo lavoro, a me piace molto interagire con tutti i paesi del mondo, e nella mia esperienza lavorativa ho, diciamo, potuto identificare tre valori. Innanzitutto il sudore, come ho detto poco fa, si fa fatica a raggiungere gli obiettivi se non ci si impegna al 100% o anche di più, soprattutto in questo contesto sempre più competitivo. Due, l'interazione e l'integrazione, cioè il sapersi raffrontare con popoli e culture completamente diverse dalla nostra. E poi tre, che non c'entra niente con l'internazionalizzazione, è la passione, cioè io, se volete un consiglio, cercate di capire cosa vi piace, cercate di perseguire quello che veramente vi fa piacere fare, e se per caso vi doveste rendere conto di non essere sulla strada giusta, non abbiate timore a cambiare e a tornare a casa. Ha sottolineato molto bene il problema dell'adattamento culturale. Quando voi partirete e troverete, cioè, perché dovrete vivere in questo posto. Attenzione, l'Erasmus non è fare un po' di turismo con i soldi delle istituzioni, cioè significa preparare il proprio percorso, andare, stare, vivere magari in casa con un francese, un tedesco e altre nazionalità, e quindi fare una contaminazione di esperienze che però cresce il vostro patrimonio. Chiamerei ora il dottor Fabio Dalbello, che è direttore scientifico della SACO SRL, che ci riporta la sua esperienza internazionale. Grazie. Prima di tutto il collega intelligente dotato di cui parlava Marco era malato, quindi sono venuto io oggi. Mi dispiace. E quindi il collega mi ha dato delle slide che vorrei presentarvi. Andrò avanti. Mi muovo. Buonasera a tutti, è un piacere essere qui anche per me, è un piacere vedere che sto invecchiando, perché ogni volta che vedo degli studenti mi accorgo che in realtà non sono più così giovane come dicono gli altri. Io ho fatto l'Erasmus e quindi quello che ho deciso di presentarvi con un paio di slide è un pochino quello che è stato il mio percorso. Vorrei un po' raccontarvi cosa è stato per me l'Erasmus, non perché dobbiate fare quello che ho fatto io, no, ho rischiato la vita in diverse occasioni, però soprattutto perché capiate che ci sono delle cose che magari potete utilizzare come esperienze
e magari ve lo ricorderete quando sarete da qualche parte in giro per il mondo. Innanzitutto, la prima cosa da fare, immagino che tanti di voi che sono qui oggi stiano pensando di andare all'estero, e quindi bisogna avere un piano più o meno chiaro, più o meno delineato. Il mio l'ho rappresentato in questo modo. Anche qui denota la mia vecchiaia il fatto che questa locandina, che è di un film del 1981, magari molti di voi non erano nati, cosa molto brutta, io l'ho chiamato 2000 fuga da Verona. Era il mio piano. Io ho studiato a Verona, sono veneto, non so se si sente dall'accento. No. Dico io. E vengo da un piccolo paese, in provincia di Treviso. Ho sempre avuto desiderio di muovermi, di andare a scoprire cose nuove, e ho cercato delle opportunità per uscire, per mettermi alla prova, per scoprire cose nuove. Nel 2000 ho potuto beneficiare di una borsa Erasmus, e qui ho visto la possibilità di scappare, appunto, come ho scritto qui. Allora, non so, adesso non sono aggiornato come funzioni, ma c'era una graduatoria per cui c'erano tre posizioni papabili, bene. Quindi l'esempio è calzante, perché le scelte erano, me le ricordo ancora, la prima a Corfù in Irlanda, la seconda a Stoccarda in Germania, la terza era invece in Grecia, ad Atene. E io ovviamente miravo la prima, anche perché l'inglese, avendolo avuto come prima lingua, mi veniva più facile. Ovviamente non ho ricevuto quella posizione, ma sono finito in Germania. Questo è il mio piano. Verona è qui, il Veneto è questo, e io vengo più o meno da qui, vicino alla zona da dove viene la grappa. Da Verona il mio piano è stato: ok, scappiamo. Questa è stata la prima destinazione, Stuttgart, nel sud della Germania. Poi vi racconterò qualcosa delle mie esperienze lì. Non c'erano ovviamente i low cost, anch'io arrivo da un'altra era, e ricordo benissimo il primo viaggio, perché l'ho fatto partendo con il treno di mezzanotte da Verona, con sosta arrivo a Monaco di Baviera alle 5 di mattina. Io sono amante della birra, quindi mi sono fatto una birra. E però nel viaggio ero in una cabina con altri italiani che non ispiravano molta fiducia, quindi avevo nella valigia tutti i miei pochi piccoli averi, e ho dormito con un occhio aperto, e li scrutavo, non perché sia un tipo violento, ma perché almeno mi sarei accorto quando sarei stato senza vestiti. Poi ovviamente da Monaco mi sono spostato a Stoccarda, sono arrivato lì, anche lì non c'era internet, non avevo il computer a casa. Sono partito, che era aprile, e mia mamma, da buona mamma italiana, mi aveva vestito tipo mio Michelin, c'erano 32 gradi quando sono arrivato, piacevole. Ok, step 2, da Stoccarda della Germania sono andato in Nuova Zelanda, all'isola sud dell'Inden, anche qui poi vi racconterò qualcosa, quindi il piano sembra riuscire molto bene, perché è il posto che mi fanno rispondere. In realtà poi un detour, perché sono tornato in Germania, e da lì sono andato in Irlanda. Continua ad essere un buon piano, perché siamo abbastanza lontani, c'è anche dell'acqua in mezzo. Poi in realtà, senza nessun interesse, non ero uno di quelli che voleva tornare in Italia necessariamente, ma appunto per coincidenze che sono tutte legate all'Erasmus, sono tornato pian pianino, qui, vicino ovviamente, adesso non ho messo dove sono, sono qui a 13 km a Cadorato. Ok, questo è il piano, che come vedete non è proprio riuscito in termini di lontananza da Verona. Ok, avrei speso meno a fare la strada. Ok, l'Erasmus, quindi parlavo del mio viaggio, parlavo di quello che mi aspettavo di trovare la Germania fredda, piena di neve, e come vi dicevo invece no, era molto caldo. Sono andato a fare la tesi. Magari alcuni di voi per vari motivi non pensano di fare la tesi, ma di frequentare. Ho vissuto quello che era l'atmosfera Erasmus, molti colleghi o amici che ho conosciuto erano studenti Erasmus. Un piccolo consiglio che vi do: se volete veramente vivere l'avventura Erasmus, non mettetevi la maglietta italiana e non fate cerco con gli italiani. Io durante tutto il periodo Erasmus ho evitato gli italiani.
stavo solo con gli stranieri, stavo solo con i tedeschi, perché se volevo stare con gli italiani ne stavo in Italia. E non è scontato, perché molti hanno fatto l'esperienza come una vacanza, quindi facendo circolo italiani all'estero, e non ha proprio questo senso di andarsene. Ho avuto fortuna perché dovevo stare 3 mesi, in realtà molto poco, poi ho incontrato delle persone, in particolare questo professore che adesso è in pensione, che mi ha dato l'opportunità di rimanere, riuscendo anche a contribuire economicamente. I soldi sono sicuramente molto importanti per riuscire a stare all'estero e non tutti se lo possono permettere. Mi pagavano e avevo una figura che era il traduttore di riviste o testi scientifici dall'italiano al tedesco. Non ne ho mai tradotto uno, ma era solo per riuscire a darmi qualcosa per arrivare a fine mese. E questo relativo proprio un po' di più alla mia formazione, dopo aver fatto la tesi sono rientrato in Italia, mi sono laureato, ma subito avevo già ottenuto un'offerta per fare un dottorato in Germania, quindi sono rientrato dopo una settimana dalla laurea e ho iniziato a studiare un percorso di dottorato. Durante il dottorato ho avuto l'opportunità di muovermi, in particolare il dottorato, scusate, ho avuto conoscenze che ho iniziato ad allargare, il dottorato mi ha dato l'opportunità di mettermi in contatto con altri centri di ricerca, con altre persone, e ho trovato da solo l'opportunità per andare in Nuova Zelanda, dove sono rimasto anche qui all'Università di Otago, da Dunedin. Parlando di accenti è sicuramente peggio di Leeds, perché ricordo ancora quando cercavo di giocare a biliardo, non sono molto bravo, ma mi continuavano a dire hit the lid, e io guardavo, non capivo, che era red, però loro lo chiamano lì, perché è la pronuncia lì, quindi molto difficile, e sulla difficoltà della lingua, poi vi dirò anche qualcosa sull'ulteriore esperienza. È stata una bellissima esperienza in Nuova Zelanda, anche se breve, ho lavorato principalmente in laboratorio, tutto il tempo vivevo, questa è Dunedin, una penisola molto carina dove ci sono pinguini, qui ci sono i pinguini blu, qui ci sono i pinguini reali e qui c'è una colonia di albatros, quindi anche un posto da un punto di vista naturalistico molto molto piacevole. E ho potuto anche prendere, fare un po' di backpacking e quindi girare per l'isola sud e vedere un po' di paesaggi differenti. Era il periodo in cui stavano girando Il Signore degli Anelli, e quindi anche qualcuno dei personaggi l'ho conosciuto, perché stavano reclutando tutti quelli che erano più alti di 1,90 m, andavano a fare i cattivi nel Signore del Anelli. Io ovviamente no. Fatta l'esperienza e terminato il mio dottorato in Germania, dove avevo fatto ricerca di base, ma questo è poco rilevante per oggi, sentivo l'esigenza anche qui di avvicinarmi un pochino di più alla concretezza del lavoro che stavo facendo, quindi ho trovato la possibilità in Irlanda, a Cork, per fare il postdottorato, quindi continuare a lavorare in ambito accademico, ma avvicinarmi un pochino di più a quello che è il mondo della vita, chiamiamolo, reale, dell'industria. Lavoravo in un'università, in particolare in un gruppo, questa era University College Cork, dove sviluppavamo prodotti, bevande e prodotti da forno per persone intolleranti o persone soffrenti dalla celiachia. Questo è il gruppo con cui ho lavorato, vediamo se qualcuno sa quali sono, non so se si vede bene, però in realtà no. Sono uno di questi, magari se poi rimangono queste slide mi cercherete. Altra esperienza molto, molto interessante è altro caso della difficoltà con la lingua. Se era stato difficile in Nuova Zelanda, a Cork è stato impossibile, perché l'accento di Cork è incomprensibile assolutamente. Quindi io quando sono arrivato e sono arrivato in stazione a Cork, sono salito sul taxi per andare in università, il tassista, come da buon irlandese estremamente gentile, ha continuato a parlare dall'inizio alla fine e io ho fatto ho imparato a sorridere. Questo giusto per farvi venire un po' di invidia, l'Irlanda è un posto bellissimo, non so se ci siete stati, ma io me ne sono innamorato, mi piace la pesca e qui ovviamente c'è da divertirsi. Ho anche imparato, come vedete da questa immagine emblematica, a domare le onde dell'Atlantico. Sono difficili da domare, si fa fatica, quello è vero, io ovviamente ho provato con cose piccole, però è vero. Quello che è successo
successo poi è non stavo pianificando di tornare indietro, ero da 9 anni fuori dall'Italia, mi trovavo bene. E in realtà poi mi ha chiamato il mio primo professore, quello che mi aveva ospitato in Germania, dicendomi che era stato contattato da un suo conoscente che lavorava in un'azienda italiana e che aveva dato il mio nome perché stavano cercando una persona che secondo lui io potevo ricoprire quel ruolo per questa azienda. Quindi non conoscevo niente, non pensavo, i miei neanche pensavano, perché mi davano già per spacciato, non pensavo di rientrare. Ho trovato l'opportunità, un'opportunità quindi che ha stravolto il mio piano, che era quello di allontanarmi. Non mi sono fermato sull'idea io voglio vivere all'estero, ho aspettato in quel momento, ho trovato una sfida che per me era molto molto interessante, per questo ringrazio ovviamente la famiglia Vetta perché mi ha dato, non conoscendomi, ha creduto a questo professore tedesco, quindi grazie a lui e grazie all'Erasmus che sono riuscito a rientrare in Italia e nel paese che, vabbè, molti di voi lo conosceranno, visto che tanti, immagino siate da qui vicino, Cadorago, che è proprio qui vicino, vicino a Como. Con mia gioia, perché non sono amante delle città grosse, man mano che mi allontanavo da Milano e andavo verso le montagne, continuavo a sorridere, il sorriso si allargava e sono contento di dove sono finito. E lavoro anche in parte nell'azienda appunto dove Marco lavora da CEO, nel centro sperimentale dell'Atti. Questo è un pochino il mio percorso, quindi se dovessi rispondere alla domanda l'Erasmus serve, l'Erasmus è importante, per me è stato fondamentale. Non vi ho raccontato l'aneddoto, scusate, ma ovviamente sto diventando vecchio. Quella prima posizione Cork dove volevo andare, dove se avete notato ci sono andato lo stesso dopo, come post dottorato, la ragazza che era andata lì doveva stare anche lei 3 mesi, dopo 1 mese e mezzo è tornata. Perché non sarà trovata bene, perché non aveva... Quindi, chiaro, l'Erasmus non risolve tutto. Ci vuole volontà, ci vuole anche fortuna, bisogna trovarsi nel posto giusto, al momento giusto. Queste cose non succedono a tutti e bisogna essere onesti. Io mi ritengo estremamente fortunato per quello che ho trovato dopo e per dove sono adesso. Ed è stato tutto un concatenarsi, ogni tanto ci penso, se non avessi vinto quella borsa e se non fossi andato in Germania, non so cosa sarei oggi. Però sono contento di quello che sono diventato grazie a una serie di cose, dove chiaramente la volontà e l'impegno sono il minimo. Se quello non ce l'avete, allora probabilmente andate a fare una vacanza che vi divertite di più di un Erasmus. Con questo vorrei solo chiudere. Ho letto nella locandina questa frase che è: il problema dell'Erasmus non è partire ma tornare. Io, se posso, spero che Arianna non si offenda troppo, ma aggiungo solo un termine, che è il quando. Perché secondo me, e dipende da quello che volete ottenere da un'esperienza Erasmus, non pensate che 3 mesi, 6 mesi, 1 anno sia sufficiente. Dipende da quello che volete ottenere, ma pensate a cosa volete essere dopo quello che avrete fatto fuori. E in alcuni ambiti sarà il nostro, come immagino in tanti, un'esperienza all'estero è fondamentale. Prima ho sentito parlare di HR che selezionano persone, sì, è vero. Nell'ambito biotecnologico io spesso mi trovo a valutare dei curricula, se non c'è un'esperienza, se non c'è una dimostrazione di capacità di interagire con altri, di allargarsi, di pensare in altre lingue, e vi assicuro è bello, perché quando si sta fuori poi si inizia anche a sognare. Quando tornavo in Italia mia mamma rispondeva in tedesco, ancora più bello perché non capiva niente, quindi molto divertente. Sono queste le cose che vi fanno diventare diversi, perché anche pensate che moltissimi oggi studiano, moltissimi vanno all'università e quando se volete andare a lavorare nel mondo dell'industria, quando in un'azienda arrivano tantissimi CV e con magari votazioni tutte molto simili, dovete dimostrare di avere qualcosa in più. E o sapete giocare a bridge oppure dovete aver fatto qualcosa di interessante. Con questo chiudo e bocca al lupo. Grazie dottor Dalbello per la simpatica esposizione. A questo punto però vorrei sentire qualche studente, magari sentiamo Federica, che sono tornati dall'Erasmus, che ci raccontano, o Federica o Irene, pensiamo da Federica che... Ecco, possiamo considerare
diciamo, conclusa, diciamo, la parte di testimonianza. Per Lione, che è diventata la mia casa per circa 5 mesi. È stata per me un'esperienza incredibile che mi ha dato tantissimo, ma non vi nascondo che è stata comunque un'esperienza difficile. Ci sono molte difficoltà da affrontare. Quello che vi consiglio è di partire con lo spirito giusto. L'ansia e il timore è sicuramente uno stato d'animo che accomuna tutti gli studenti prima di partire per la meta per cui sono stati selezionati, però trovo che se partite con la consapevolezza che sarà un'esperienza bellissima che vi darà tanto, riuscirete ad affrontare tutte le difficoltà che si presenteranno. La prima grande difficoltà sicuramente è la lingua. Oddio, io sono stata anche abbastanza fortunata perché ho scelto la Francia. Io ho scelto la Francia perché quando ho fatto l'Erasmus io non c'era ancora un accordo ben definito con la Svizzera. Ho scelto il percorso di diritto svizzero e giurisprudenza e quindi la Francia per imparare il francese, considerando che la giurisprudenza svizzera è praticamente al 99% divisa tra francese e tedesco, ho detto bene, la Francia è la mia meta, devo andare lì. E, però quando sono arrivata non sapevo parlare una parola, sapevo dire bonjour e ça va, basta, ça va, era tutto così. Quando sono arrivata ho deciso di andare a vivere con una ragazza francese, che era metà libanese, metà francese, che non sapeva parlare una parola d'inglese, quindi figuriamoci in italiano. E i primi giorni abbiamo parlato per mezzo di un'applicazione, quindi potete immaginarvi le comiche che sono uscite da questa applicazione, non ci si capiva proprio. Però devo dire che dopo 3 giorni mi sono fatta forza e ho imparato innanzitutto ad ascoltare. Perché quando si ascolta una persona che parla in un'altra lingua si torna un po' bambini, il nostro cervello è come ancora una spugna. Quindi ascoltate tanto perché vi aiuterà tantissimo nell'apprendimento di una lingua. Il secondo grande consiglio, che secondo me è il più importante per far fronte a questa prima difficoltà, è di lanciarsi. Non avete paura di sbagliare, cioè lanciatevi, perché tanto anche se sbagliate nessuno vi ride, non dovete provare vergogna, anzi di solito l'interlocutore vi dà una mano. Non riuscite a trovare la parola giusta per descrivere una situazione, non importa, la persona che avete di fronte vi aiuterà, vi darà quella parola e a quel punto voi la registrerete e la farete proprio nel vostro vocabolario, la utilizzerete con altre persone. L'altra difficoltà è stata la burocrazia. Dovete andare magari 10 volte nello stesso ufficio per la stessa cosa. Vabbè, pace. Munitevi di pazienza e prendete tutto con filosofia. Ma burocrazia non sto parlando solo del learning agreement o dell'apertura di un conto in banca, che per me è stato abbastanza problematico, ma io sto parlando anche della più semplice tessera per avere la tessera della metropolitana. 45 minuti di coda per poi arrivare all'ufficio, non capire che mi stavano facendo una foto, e quindi ho una foto con, non so, una linea di luce sotto il naso, che sembra che abbiamo bevuto un cappuccino e mi è rimasto il baffo. Quindi non è facile, munitevi di pazienza e vedrete che ce la farete. Altra difficoltà, e so che a tutti interessa, gli esami. Prima di partire tutti i miei compagni mi hanno fatto un terrorismo psicologico. Ma cosa parti? Ma dove vai? Ma sei pazza?
non riuscirai mai a dare tutti questi esami e poi quando torni non riesci a laurearti, sei troppo indietro. Allora, non ascoltate queste persone, partite, come vi ho detto, con lo spirito, con il giusto spirito, ce la farò, perché ce la farete. Io vi posso dire quella che è stata la mia esperienza. Io sono partita al terzo anno, dovevo fare diritto dell'Unione Europea, diritto internazionale, e l'ho dato interamente perché il nostro terzo anno era diviso in due parti, nel primo e nel secondo semestre, e io il primo semestre ho dato diritto internazionale tutto insieme. Mi è stato convalidato, tra l'altro, inglese giuridico con un corso di francese, non ho mai capito come, però me l'hanno convalidato. E poi sono tornata e ho dato un altro esame, perché non per forza, cioè la mia sessione di esami in Francia durava 5 giorni. Noi qua siamo abituati a sessioni di un mese, ci lamentiamo, ma voglio dire, in altri stati le sessioni durano una settimana, due al massimo, non di più. Quindi in una settimana ho dato tutti gli esami che avrei dovuto dare. E poi sono tornata e ho dato un altro, quindi in sessione invernale in sostanza ho dato 5 esami, cosa che qua per me sarebbe stato impossibile dare. Quindi non spaventatevi, perché riuscirete a fare tutto. Detto questo, a parte quelle che sono le difficoltà, il mio consiglio è veramente quello di partire sfuggendo dall'ansia e dal timore, perché quando si affrontano le cose di petto, poi nella vita si riesce. Mio papà mi diceva sempre, se tu sei positiva, mi dice sempre, non è morto, scusate, se tu sei positiva non farei altro che attrarre verso di te positività, se siete negativi attrarrete negatività. Quindi fate l'Erasmus, perché partite con l'idea, oddio ce la farò, ce la farò, ce la farò, tornerete dicendo ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Sarete una persona completamente diversa, molto più forte di quanto avreste mai immaginato di essere. Grazie. Federica Prato, la vicepresidente dell'Insub Erasmus Angels, ne parleremo tra poco. Sentiamo adesso Elena. Buonasera a tutti, mi chiamo Elena, ho 23 anni, sono laureata in giurisprudenza, quindi anche io ho 8 anni. Sono partita all'inizio del quarto anno, quindi semestre invernale, sono andata in Irlanda. Devo dire che l'Erasmus è stata un'esperienza di vita, innanzitutto, quindi non soltanto un'esperienza di studio o didattica, ma è stata un'esperienza di vita. Credo che per chi abiti ancora con i propri genitori, quindi soprattutto in Italia, il fatto di andare all'estero è un'opportunità di crescita anche da questo punto di vista, quindi si vive da soli, si vive lontano da tutto ciò che è abitudine ed è un'opportunità grandissima di crescita, quindi soprattutto di crescita personale. Come già stato detto, ovviamente, l'Erasmus quindi non è soltanto un'opportunità di studio, e questo è anche questo è importante, ovviamente, quindi non soltanto dal punto di vista della lingua, ma un'opportunità da tutti i punti di vista. Per quanto mi riguarda è stata un'esperienza positiva, un'esperienza proprio felice, una delle più belle che abbia mai fatto, sebbene ci siano stati comunque dei momenti difficili, sia proprio a livello magari psicologico, perché c'era un esame da affrontare, quindi c'è la difficoltà anche di questo, sia appunto altri tipi di problemi, però li ho affrontati, come è stata detta Federica. L'importante credo che si debba essere convinti di quello che si va a fare, e anche quando c'è qualche dubbio bisogna perseguire. Credo che l'Erasmus aiuti proprio da tutti i punti di vista, quindi una persona rappresenta una crescita interiore e anche magari un aiuto proprio nel proseguire nel proprio corso di studi. Parlo per quanto riguarda giurisprudenza, sono 5 anni, quindi spaventa, ad un certo punto si arriva che si è un po' spaventati, non si sa dove si andrà a finire, quando arriverà la fine. Per me l'Erasmus è stato proprio anche un altro trampolino per arrivare alla fine. E, per quanto riguarda gli esami, io non sono rimasta indietro, sono riuscita a fare gli esami del primo semestre. Ovviamente bisogna un po' pianificare, quindi se si ha intenzione di andare in Erasmus, magari bisogna per tempo informarsi quali esami posso fare all'estero e quali no.
Dal punto di vista della lingua, io vabbè, avevo già ovviamente, si parla inglese, quindi avevo già studiato inglese, però il fatto di poter praticare inglese per un semestre insieme ad altre persone che la parlano magari anche di noi è stato ovviamente di fondamentale importanza, anche qua per altre esperienze che ho fatto all'estero. Se prima a parlare inglese sì, che sono capace, però non lo faccio perché un po', magari mi vergogno un po', dopo l'Erasmus mi sento molto più sicura e parlo tranquillamente anche con madrelingua. Non è che magari capisco proprio tutto al 100%, però si prova. Poi niente, credo che nella vita in generale bisogna essere un po' intraprendenti. Io credo di essere fatta in questo modo, mi piace scoprire, mi piace sperimentare, sono molto curiosa fin da piccola, mi piace imparare cose nuove, quindi ovviamente l'Erasmus per me è stata un'opportunità di questo tipo, un'opportunità di fare cose nuove, un'opportunità di scoprire una cultura diversa, entrare a far parte di un mondo multiculturale, se possiamo così dire. Ho incontrato persone dalla Finlandia e ho visto come vivono dei finlandesi, per esempio in Irlanda. Quindi ho avuto la possibilità di incontrare persone da tutte le parti del mondo, indiani, americani, di tutto, ed è stato meraviglioso. Quindi ora ho qualche contatto in giro per il mondo. Ovviamente si ha fortuna, così come qui in Italia o in qualsiasi altro posto, incontrare sia belle persone sia persone non così tanto belle o magari non così tanto vere, però vabbè, fa parte della vita. E così come fa parte della vita anche da affrontare qualsiasi tipo di difficoltà, anche magari non in modo così semplice come potremmo fare a casa nostra. E dal punto di vista invece didattico, vorrei sottolineare questa cosa soprattutto per la facoltà di giurisprudenza, perché tendenzialmente in Italia si chiede come prima cosa uno studio sui libri, importantissimo, però il fatto di essere andata in Erasmus mi ha dato la possibilità di provare a studiare con un metodo diverso, non solo studiare davanti a un libro per ore e ore, ma anche l'opportunità di fare attività. Quindi per esempio ho fatto una presentazione, quindi ovviamente c'era l'impatto di dover parlare davanti ad altre persone in un'altra lingua, oppure ho fatto dei papers, quindi erano ricerche che si facevano insomma a casa propria, in biblioteca, e credo che questo sia stato un grandissimo valore aggiunto a tutto quello che ho studiato qui in Italia. Mi è dispiaciuto, devo dire, tornare qui e essermi ritrovata nuovamente davanti a dei libroni, cui ovviamente siamo abituati, senza avere la possibilità di fare qualcosa in più, qualcosa di diverso, di un po' più dinamico, che mette in gioco la persona. Fare un'attività di ricerca come quella di dover leggere tanti libri, tanti documenti e poi mettere giù un documento, quindi scrivere un documento, è stata una sfida. Ci sono state delle difficoltà perché non ero abituato, dovevo scrivere in un'altra lingua, ma è stata di una ricchezza, credo, ineguagliabile, perché ho imparato a fare qualcosa di diverso. Mi sono messa in gioco e credo di aver imparato, perché è vero che è importante lo studio sui libri, però spesso si dimentica perché il nostro cervello è grande, però non ci sta tutto, dopo un po' qualcosa se ne va, purtroppo. E il fatto di aver fatto questi documenti, aver scritto questi testi, voleva dire che qualcosa mi doveva per forza rimanere in testa, perché io ci avevo lavorato per settimane. Quindi l'Erasmus è appunto un'opportunità di vita e anche, quindi personale, ma anche un'opportunità appunto di vedere un modo di approcciarsi a una materia diversa. Poi ovviamente cambia anche da facoltà a facoltà, però per giurisprudenza credo sia proprio fondamentale. E non è vero che si rimane indietro con gli esami, anch'io sono stata terrorizzata. Non avrai esami da dare all'estero, non è vero. Soprattutto negli ultimi anni, credo che in futuro sarà ancora meglio, da parte dei professori c'è molta più apertura, quindi vi accetteranno, vi faranno convalidare tanti esami. Quindi se avete dubbi, ovviamente, vabbè, contattateci e partite, perché è una bellissima esperienza. Grazie Elena, che hai sfatato anche tu questo mito del fatto che si resta indietro facendo l'Erasmus. Non è vero. Anzi, a volte gli esami là sono anche più facili, ritorno dove andate. Sentiamo Raffaella adesso, studentessa di mediazione.
una Erasmus seriale, mi dovrebbe dire. Ciao a tutti, io sono Raffaella, sono al terzo anno di mediazione. Fin da piccola mi erano mandata in giro a fare corsi di lingua, a fare vacanze, a studiare in Australia 3 mesi, a 16 anni. E arrivo in università e sento parlare dell'Erasmus. Dico, oh, interessante, iscriviamoci. Mi iscrivo, vengo presa, parto e vado a fare 4 mesi in Norvegia. Ritorno e mi sento malissimo. Malissimo all'idea di essere tornata in Italia, dovermi rimettere sui libri con un metodo diverso rispetto a quello a cui mi ero abituata in Norvegia. E mi viene detto che ho la possibilità di partire di nuovo per l'Erasmus. Non me lo faccio dire 2 volte e parto di nuovo. Sono tornata 2 settimane fa dalla Slovacchia. Scelgo sempre mete caldissime, chiaramente, perché vogliamo ibernarci noi. E devo dire, la cosa che mi è piaciuta di più di entrambi gli Erasmus, per quanto siano stati differenti l'uno dall'altro, è stato il metodo che hanno loro in università. Qua da noi funziona che tendenzialmente magari non è neanche l'obbligo di frequenza, quindi vieni, non vieni a lezione, arrivi alla fine, sessione d'esami, ti studi tutto il libro e fai l'esame. Là invece funziona che l'obbligo di frequenza c'è, in aula si è in 9 più il professore e ogni settimana c'è il compito da consegnare. Mi sembrava di essere un pochino tornata alle superiori, però mi sono resa conto che questo sistema con me perlomeno funziona molto. E ho trovato gli esami semplici, ma non perché era semplice l'esame in sé, ma perché dovendo continuare a consegnare relazioni, fare presentazioni, parlare davanti agli altri, alla fine le cose però per forza ti entrano in testa. E quindi la preparazione per l'esame non è stata così traumatica. Diciamo, la cosa più traumatica in entrambe le esperienze è stato quando si arriva là, si fa un giorno intero magari di viaggio, si parte alle 6 di mattina, si prende l'aereo, si prende il pullman, si prende il treno, arrivi alle 9 di sera, arrivi all'appartamento, chiudi la porta e sei lì da solo. E dici, l'ho fatto. Adesso sono qua e dobbiamo farcela. Io sono convinta che i momenti difficili ci siano in queste esperienze, assolutamente, non è tutto facile. Però volete mettere la soddisfazione quando dite, ah, io ce l'ho fatta però. Sono riuscita a fare 2 esperienze all'estero, già solo se penso quando ero alle superiori, l'idea di parlare davanti a 3 miei compagni mi sentivo male, e adesso sto parlando davanti a voi, per quanto mi la stia facendo sotto, ma ce la sto facendo. E, durante la mia seconda esperienza avevo tanti tempi morti, avevo solo 3 corsi da frequentare e francamente una certa ho iniziato ad annoiarmi. Ho detto, vabbè, rimbocchiamoci le maniche, facciamo qualcosa. Ho scoperto che nella mia università c'era un ottimo dipartimento di italiano e dato che avevo fatto un esame per insegnare italiano agli stranieri, ho detto, vabbè, andiamo a insegnare italiano. Ho insegnato italiano per tutto il semestre, mi sono anche trovata a fare da babysitter a una mamma che voleva educare in maniera bilingue i suoi figli. E quindi, sì, magari vi annoierete e troverete spazi liberi, ma se cercate qualcosa da fare lo trovate senza alcun problema. Ripeto, gli esami relativamente facili, l'importante è trovare qualcosa che vi piaccia, che vi interessi, e in quel modo sicuramente la si passa. Non so che altro dire, se avete qualche domanda comunque preparatevi. Grazie. Allora, forse Alessia da qualche parte. Forse non c'è, Nicoletta magari, facciamo una testimonianza di una laureata in giurisprudenza. Grazie Nicoletta. Buonasera a tutti, io sono Nicoletta e mi sono laureata nel 2017 in giurisprudenza per l'Insuria. Adesso sto svolgendo un periodo di praticantato in Svizzera e a breve, nel 2019, dovrei sostenere l'esame di Stato. Speriamo in bene. Ho deciso di partire per l'Erasmus, diciamo ormai a fine percorso universitario, sono partita solamente per ricercare materiale per la mia tesi. Quindi cosa ho fatto? Ho detto, vabbè, già che devo partire, proviamo a vedere se mi può essere magari anche utile per approfondire la lingua. Allora ho detto, scegliamo un paese dove magari posso imparare meglio l'inglese. A quei tempi c'era la possibilità nel 2015 di scegliere tra la Bulgaria, la Lituania e la Finlandia per approfondire l'inglese,
E quindi io ho detto, vabbè, scegliamo la Finlandia. Sono quindi andata 3 mesi a Rovaniemi, in Lapponia, e lì ho avuto modo di cercare materiale per la mia tesi sugli equilibri di genere e vertici delle imprese, proprio perché in Finlandia le donne sono ben integrate nella società e anche ai vertici delle imprese. Solamente che durante appunto i miei 3 lunghi mesi freddi, gelidi e bui in Finlandia mi avanzava moltissimo tempo anche per poter fare altro, quindi oltre ai viaggi in Norvegia, diciamo in mezzo a paesaggi fantastici, aurora boreale, neve, ho detto vabbè, proviamo anche a vedere un po' in università cos'altro posso fare oltre che cercare documentazione. Ho iniziato quindi a frequentare corsi non solo di diritto ma anche di lingua, ho approfondito lo spagnolo, il francese e così facendo sono riuscita anche poi a farmi riconoscere qui in università, sono riuscita anche a dare l'esame di commerciale progredito in Finlandia, nonostante appunto fossi lì solo per cercare materiale e nulla. Cosa mi è piaciuto di questa esperienza? Mi è piaciuto poter condividere le mie giornate con persone appartenenti a culture completamente diverse, completamente differenti dalla mia. Ho stretto amicizie con ragazze messicane che ancora ad oggi sento e mi capita anche di vedere. Ho conosciuto moltissimi finlandesi che con diciamo qualche bicchiere più in corpo riescono anche a essere cordiali e socievoli. E soprattutto ho sviluppato una grande capacità di adattamento e flessibilità. Mi sono trovata diciamo a meno 20 sotto zero a dover pedalare in giro per le strade per poter raggiungere la mia università. Mi sono ritrovata appunto magari di notte sempre a meno 20 a dover capire come fare a tornare a casa con magari delle strade buie senza capire dove andare, quindi cercare di confrontarmi con qualcuno che anche non era della mia stessa lingua, non apparteneva appunto alla mia stessa cultura, non parlava la mia stessa lingua e quindi insomma dovevo cercare anche di capire un po', di arrangiarmi. Parlo appunto della difficoltà della lingua perché sono partita proprio per approfondire l'inglese, lo sapevo ma avevo interrotto ormai lo studio dell'inglese da qualche anno perché studiando giurisprudenza quindi non avevo più avuto modo di parlarlo e di studiarlo. E quindi l'Erasmus mi è servito tanto anche a questo perché ho approfondito l'inglese sia in università che anche in studentato già solo con la mia coinquilina con la quale comunicavo in inglese, ma anche lo spagnolo perché avendo conosciuto ad esempio questa ragazza messicana mi sono ritrovata a dover in qualche modo a parlare spagnolo perché lei non conosceva l'inglese, così come appunto molti altri studenti. Anche provare a imparare molte altre lingue e interagire in modo diverso anche a gesti delle volte, fa parte del gioco. Nulla, mi sono solo pentita di una cosa, di non essere partita prima, di non aver trovato il coraggio che appunto hanno trovato le ragazze che hanno portato la loro testimonianza prima e nulla, quindi vi dico partite, non aspettate e fatene anche più di uno di Erasmus che è tutta esperienza, vi arricchisce e niente, questo. Grazie Nicoletta, insomma vedete tutte cose positive, sentite tutti incoraggiamento. Certo, ribadisco, organizzare un Erasmus significa investirci anche del tempo, poi il dottor Gallo vi spiegherà bene tutte le modalità tecniche, ma non è che le destinazioni si mettono a caso, bisogna scegliere bene l'università in base al tipo di programma che offre, vedere quanto è compatibile. Bisogna naturalmente vincere resistenze psicologiche, no? Uno magari è abituato a casa con la mamma che gli fa trovare il pranzo pronto, la biancheria lavata, ecco, tutte cose che bisogna chiaramente imparare. Magari c'è anche il fidanzato o la fidanzata che non vogliono che partiate, no? In questi casi che cosa si fa? Ma alcuni possono risolvere e citerebbero qualche illustre autore, forse si potrebbe citare a un livello molto più basso Raffaella Carrà, trovi uno più bello che problemi non ha. Detto questo, partite ma non siete soli, prima di tutto perché, come dicevo all'inizio,
è stata costituita un'associazione che si chiama Insub Erasmus Angels, volta a radunare gli Erasmus quando tornano, ad accogliere persone che vogliono partire per condividere conoscenza. Abbiamo qua il presidente di Insub Erasmus Angels, Federico Colangelo, e che è a vostra disposizione. Ma vi devo dire una cosa in più, che l'associazione studentesca, che è fortemente sponsorizzata sia finanziariamente che moralmente dall'Ateneo, ha come obiettivo di affiliarsi in breve tempo a ESN, cioè Erasmus Student Network. E abbiamo il piacere oggi di avere qua il presidente, che è uno studente di giurisprudenza, Vittorio Cantari, che prego di raggiungerci, il quale vi spiegherà che cos'è ESN e come può esservi d'aiuto durante il vostro soggiorno Erasmus. Facciamo un applauso a Vittorio Cantari. Ciao a tutti ragazzi, io proverò innanzitutto prima a presentarvi un po' l'associazione per chi non la conosce e poi dirvi anche due parole sul perché partire, ma penso che abbiate già avuto tantissime esperienze e relazioni molto interessanti. Ci tengo a ringraziare il professor Zapperetti e l'Università dell'Insubria per l'invito. Come diceva adesso il professore, SN non è ancora presente nell'Università dell'Insubria, ma speriamo con il lavoro che stanno facendo i ragazzi di avere presto una nostra sezione nell'Ateneo. Che cos'è Erasmus Student Network? È la principale associazione studentesca di volontariato a occuparsi di mobilità in Europa. Dietro i valori, che sono poi valori un po' dell'Unione Europea, per cui l'unione nella diversità, l'amicizia nel rispetto, una vita, una dimensione internazionale della vita, ma soprattutto i valori del volontariato. Il motto della nostra associazione è Students Helping Students, per cui sono persone, studenti, ragazzi che hanno fatto l'esperienza internazionale, che se non l'hanno ancora fatta hanno interesse a tutto questo ambiente interculturale, che una volta tornati provano a entrare in contatto con gli studenti internazionali che oggi stanno svolgendo quel tipo di esperienza. SN è strutturata su tre livelli, un livello internazionale, nazionale e appunto un livello locale. È presente ben oltre i confini dell'Unione Europea, oggi siamo presenti in 39 paesi e quasi 530 sezioni in tutta Europa. Prima si ricordava da quanti anni esiste il programma Erasmus, da pochi meno, ossia 30 anni quest'anno compie l'associazione, che come dicevo dietro al motto Students Helping Students raccoglie oggi oltre 12.500 volontari che offrono attività e servizi a oltre 220.000 studenti internazionali. Erasmus Student Network Italia è il livello nazionale della nostra organizzazione ed è quella più grande fra tutti i paesi di SN. Oggi contiamo 53 sezioni, una sezione candidata che è Bolzano e speriamo a breve anche quella dell'Insubria. Raccogliamo circa 2.000 volontari e siamo presenti quindi quasi in tutti gli Atenei di istruzione superiore. È un'associazione abbastanza strutturata, per cui abbiamo un consiglio direttivo che ho l'onore di presiedere e siamo l'associazione direttamente ufficialmente sostenuta dalle principali istituzioni nazionali ed europee, per cui, come dicevo, il Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca, le tre istituzioni europee, le agenzie nazionali che si occupano dell'implementazione del programma Erasmus Plus in Italia, il CONI come istituzione sportiva e tante altre. Questa forse qualcuno di voi la conosce, di sicuro l'avrete se partirete per l'Erasmus, è la cosiddetta SN Card, è quella che vi consente sia di associarvi alla sezione SN presso cui fate l'Erasmus, che è presente nella città in cui fate l'Erasmus, o una volta tornati in cui decidete di diventare volontari, ma è anche una tessera sconto. Per esempio i due partner più famosi sono Ryanair, con cui abbiamo
15% di sconto e il bagaglio da stiva incluso, che in questi tempi non è poco, o autogrill, che in realtà significa tutti i bar che conoscete negli aeroporti, stazioni, non solo gli autogrill sulle autostrade, per panini e così via. Come dicevo, è comunque un network piuttosto strutturato e serio, per cui abbiamo delle assemblee generali dei soci, degli eventi di formazione per i volontari, e organizzano degli eventi molto grandi per gli studenti internazionali. Questi sono i due principali organizzati in Italia: l'incontro culturale Erasmus, ogni anno a novembre noi raccogliamo oltre 3.000 studenti internazionali a Roma per 3 giorni di Segni della Cultura, mentre in primavera facciamo le cosiddette Olimpiadi Erasmus, National Erasmus Games, che si svolgono in aprile, raccolgono circa 500 partecipanti. Questi chiaramente sono quelli che noi italiani organizziamo per i studenti internazionali, ma ne troverete di molto simili anche nei paesi in cui andrete a fare l'Erasmus. Abbiamo vari progetti per gli studenti incoming e alcuni che ci tengo a citare oggi per gli studenti outgoing, che sono in particolare Ask Erasmus, che è sostanzialmente una piattaforma che mette in contatto voi, studenti che stanno per partire, che stanno per andare in Erasmus, con altri studenti che hanno fatto l'Erasmus in quella stessa città e magari in quella stessa università, perché a volte le domande pre-partenza sono cose molto pratiche: dove cercare casa, come funziona la metro, alcune informazioni che solo chi ha fatto quel tipo di esperienza può darti. Oggi copriamo il 95% delle destinazioni per l'Erasmus, per cui può essere un servizio utile per voi. Il tuo Erasmus con SN è invece sostanzialmente una borsa di studio, un contest. Una volta all'anno tutte le sezioni SN organizzano un tema, come fosse la maturità, con una traccia uguale in tutta Italia, spesso sulle tematiche dell'Europa, della mobilità studentesca, e poi attraverso una selezione a più livelli che arriva fino al Ministero, i migliori vengono premiati con una borsa che vale fino ai 750 euro. Quali sono quindi le attività in generale che organizza SN, che organizza l'Italia, ma che organizza anche tutte le sezioni europee e internazionali che potrete conoscere facendo l'Erasmus? Innanzitutto attività di accoglienza, per cui dal pick up in aeroporto all'assistenza per fare il codice fiscale, il permesso di soggiorno per alcuni paesi, conto corrente e così via. Housing, vi assicuro che una delle problematiche maggiori per partire in Erasmus è quella della ricerca della casa. Spesso servono proprio dei consigli pratici, non solo, come dicevo prima, su dove cercare la casa, ma anche su come non farsi pregare, perché ci sono anche quelli che provano a farsi pregare, ma è importante avere degli studenti che conoscono la realtà lì, che vi sanno consigliare anche su come e dove trovare casa. Supporto di studenti outgoing, lo dicevo prima, pratiche burocratiche, il learning agreement, è meglio inserire questo esame che viene convalidato anziché quell'altro. Attività culturali, per cui vi faranno visite ai musei, corsi di cucina, di teatro e così via. Vi assicuro che imparare a fare la paella in Spagna è impagabile. Attività ludiche, tandem, international dinner, gite, viaggi e integrazione con la comunità. Mi piaceva molto quando prima qualcuno diceva cercate di non stare con gli italiani. È verissimo, andare in Erasmus serve in primis per vivere l'ambiente internazionale, quindi io avevo una casa in cui i due coinquilini erano uno scozzese, una francese ed ero in Spagna, per cui immaginatevi, ma poi anche e soprattutto per integrarsi con la comunità in cui andate, per cui cercare di vivere la cultura di quel paese, le tradizioni di quel paese. E il Buddy System, un progetto che ormai tantissime sezioni SN hanno sia in Italia che all'estero, per cui potreste avere la fortuna di avere un buddy, per cui con un rapporto veramente peer-to-peer, uno studente locale che sta facendo l'università lì e che dal primo giorno vi darà una mano su quali sono le aule dell'università e così via. Ovviamente tutte quelle che sono le attività di SN sono possibili anche e soprattutto grazie al rapporto con l'università e con gli uffici di relazioni internazionali in particolare. Come dicevo prima, la nostra è la principale associazione ufficialmente riconosciuta e supportata dalla Commissione Europea e dalle istituzioni. È chiaro che poi a livello locale sono soprattutto l'università e gli uffici di relazioni internazionali ad avere a che fare direttamente con gli studenti, e quindi in progetti come il Buddy System o tanti altri il rapporto con loro è stretto e fondamentale.
cosa serve per iniziare, questo più per i ragazzi che vorranno e stanno fondando l'associazione per poi entrare in SN, un gruppo di studenti volontari, e direi che a giudicare dalla platea di oggi non dovreste avere difficoltà a trovarli, un numero di studenti in coming e outgoing in costante o in aumento, e anche questo posso dire di essere stato molto felice di scoprire oggi l'interesse che, e l'intenzione che c'è da parte dell'Ateneo a migliorare, progredire in quest'ottica, e il supporto dell'università, e credo che questa giornata parli da sé. Le ultime due cose che volevo dire io riguardano proprio l'esperienza Erasmus in generale. Si è già detto moltissimo per quanto riguarda il valore aggiunto da un punto di vista lavorativo, ed è verissimo. Io ci tengo a dire soltanto due cose. La prima, non sottovalutate, e lo dico da esterno, quindi penso di potermelo permettere, il vantaggio, la fortuna che avete di avere un Ateneo che vi sostiene così tanto. Un Ateneo che ha deciso di sostenere, di puntare sull'internazionalizzazione, perché non è così dappertutto. Quindi dovete sentirvi anche fortunati di studiare qua rispetto ad altre università in cui magari si va in Erasmus soltanto con una borsa di 200 euro e non tutti se lo possono permettere. Ci tengo a ribadire anch'io il discorso esami, perché l'Erasmus è soprattutto un'esperienza accademica. Chi pensa o chi vi dice che andate in Erasmus solo per divertirvi, gli si deve rispondere che ci vado anche per divertirmi, perché se non ci andassimo per divertirci non avremmo l'età che abbiamo, ma è anche e soprattutto un'esperienza accademica. Io ho fatto 5 esami in Erasmus e soprattutto, come diceva prima qualcuno, è importantissimo ed è un valore aggiunto scoprire anche diversi metodi di lavoro, di studio e così via. E poi non sottovalutate affatto l'aspetto culturale della cosa. Io oggi non so dirvi dove vivrò fra 5, 10 o 15 anni. E mi piace un sacco questa cosa, e penso che tanti che hanno fatto l'Erasmus hanno questa stessa mentalità. Dopo un po' ti senti che è cambiata la mente, non sei più abituato a una visione che non è necessariamente sbagliata, ma è sicuramente diversa, che è quella in cui sei nato in un certo paese, cresciuto in un certo paese, sai che vivrai lì e morirai lì. Io onestamente no, e penso tantissimi altri che hanno fatto l'Erasmus non hanno più questa mentalità. È naturale cambiare lavoro in 3 continenti, come ha fatto qualcuno che ci ha raccontato prima. È naturale per me che il mio migliore amico sia scozzese, perché ci ho vissuto assieme 6 mesi in Erasmus, e così via. Per cui partite, perché è sicuramente un'esperienza di vita straordinaria, e poi una volta tornati provate anche a entrare in SN, perché quello che diciamo sempre noi è che l'Erasmus ti cambia la vita, SN te la stravolge. Grazie. Grazie Antonio, direi che speriamo veramente presto di poterci affiliare e di condividere tutte le belle cose che fate. A questo punto scendiamo alla parte più tecnica, ma non per questo meno interessante, anzi per certi aspetti fondamentale. Il bando è uscito qualche giorno fa, adesso nel giro di poco tempo potrete anche iscrivervi, stiamo mettendo a posto alcune piccole questioni informatiche, ma intanto studiatevelo, scegliete bene le destinazioni, scegliete bene, ma dico una cosa importante, non fissatevi sulla destinazione. Avete visto la testimonianza prima del dottor Dalbello, cioè non è che dovete per forza andare lì, quindi questo vuol dire che anche la seconda e la terza destinazione non mettetele a caso, dicete tanto o parto con la prima o non parto, questo sarebbe veramente un approccio sbagliato. L'importante è partire, poi la destinazione è ovvio, preferire è umano, questo siamo tutti d'accordo, però anche la seconda e la terza destinazione devono essere scelte con oculatezza, perché possono anche loro rendere il vostro Erasmus qualcosa di importante. Lascio la parola al dottor Gallo, che è il responsabile dell'ufficio relazioni internazionali e quindi presiede a tutto l'aspetto organizzativo di questa macchina piuttosto complessa che l'Ateneo mette a vostra disposizione per darvi questa opportunità che veramente speriamo in tanti vogliate sfruttare. Quindi un applauso per il dottor Gallo.
incorrettamente, anche se non era un sogno, e lo ascoltiamo con interesse. Grazie a tutti, grazie al professor Zamperetti per aver organizzato questa giornata e anche la giornata che è stata svolta a Varese il 19 scorso. Grazie tantissimo al presidente di Erasmus Student Network, è stato veramente un intervento interessante. Grazie ai ragazzi della neonata associazione in sud Erasmus Angels. Grazie soprattutto a voi, perché qui insomma, dobbiamo cominciare a collaborare, dobbiamo lavorare insieme. Lavorare insieme perché, come avete avuto modo di sentire anche da interventi precedenti, in particolare quello dell'imprenditore, del direttore scientifico di quella ditta, è importante avere un piano. Questo è veramente importante. Erasmus non si fa a caso. Bisogna capire perché si vuole partire, prima di tutto. Mi sentite bene anche là in fondo? Ok. E bisogna fare in modo che l'esperienza sia fruttuosa al massimo. Fruttuosa al massimo vuol dire non solo portare a casa crediti, ma vuol dire anche naturalmente crescere dal punto di vista individuale, dal punto di vista personale, e sviluppare quelle che sono le cosiddette soft skills, no? Cioè quelle capacità trasversali che vi serviranno sempre nella vita. Partiamo. Allora, bene o male quello che ho detto è già contenuto in questa prima slide, per cui perché partire? L'avete sentito ormai in tutte le salse. Cosa mettiamo a disposizione? Allora, noi abbiamo accordi con, qui ho scritto, più di 150 università. Il numero preciso non ve lo posso dire perché solo questa settimana ne abbiamo aperti due e settimana prossima probabilmente ne apriremo ancora. È facile fare accordi con università volenterose. Ci sono anche quelle rognose, che fanno aspettare un sacco di tempo, eccetera, eccetera, però ci sono anche quelli che fanno le cose molto facilmente, per cui il numero di sedi possibile è in costante aumento e naturalmente anche il numero di posti disponibili. Numero di posti disponibili, insomma, più di 500 posti sono comunque tanti. Io sto parlando naturalmente per tutto l'Ateneo, perché il nostro è un ufficio centrale che gestisce questi programmi di mobilità per tutto l'Ateneo e per tutti i corsi di laurea, oltre che per i docenti e per il personale amministrativo. Cosa dovete fare come prima cosa? Capire qual è l'esperienza che fa per voi. Noi abbiamo pubblicato due bandi lunedì scorso e sono i due bandi per le due attività principe dell'Erasmus, cioè Erasmus per attività di studio e Erasmus per tirocinio. Se volete potete partecipare a entrambi i bandi. Sono bandi che vi permetteranno di fare mobilità durante l'anno accademico 2019-2020, per cui l'anno prossimo. Dobbiamo partire con un largo anticipo perché per l'appunto, come già stato detto e ripetuto tante volte, il periodo di mobilità deve essere preparato sotto diversi aspetti, dal punto di vista burocratico, ahimè, perché ci vuole la burocrazia alla fine, dà le regole, a volte pesanti, ma è quella che fa funzionare le cose. Va preparato dal punto di vista accademico, per cui scelte oculate sulle destinazioni, su quello, sulle attività da svolgere e sulla modalità di svolgimento di queste attività.
Quindi voi potete partecipare a entrambi i bandi e se risultaste vincitori in entrambi i bandi potete fare tranquillamente un'esperienza di studio in un semestre, un'esperienza di tirocinio in un altro semestre. Potete partecipare a entrambi i bandi, vincere tutti e due e preferire di fare una sola di queste due esperienze, rimandando magari quell'altra all'anno successivo. Potete naturalmente partecipare a entrambi i bandi, vincerli entrambi, però questi sono bandi, come ho detto, relativi al prossimo anno accademico, per cui se intendeste fare entrambe le attività di studio e di tirocinio vanno fatte durante il prossimo anno accademico. Non è che se oggi vincete il bando studio e il bando traineeship nel 19-20 partite per motivi di studio e poi pensate di avere, come dire, un posto riservato per l'anno accademico ancora successivo. Noi i bandi li emaniamo, li pubblichiamo ogni anno facciamo selezione. Quali sono le caratteristiche e le differenze principali tra i due tipi di mobilità? Allora, Erasmus Studio è chiaro, si parte presso una università con la quale esiste già un accordo interistituzionale, si trascorre un periodo di mobilità che di norma equivale a un semestre, però comunque la regola di base dice che non deve essere inferiore ai 3 mesi, non deve essere superiore ai 12 mesi, ok? Possono candidarsi naturalmente anche tutti gli studenti che abbiano già fatto questa esperienza. Per quale motivo? Perché l'Europa ha deciso che ogni studente europeo ha a disposizione per ogni ciclo di studi 12 mesi di mobilità. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io al secondo anno posso farmi un semestre da una parte per motivi di studio, l'anno successivo posso farmi un altro semestre per motivi di studio ancora, ma in una diversa destinazione, o per motivi di tirocinio, ad esempio. Passo alla magistrale, ho di nuovo 12 mesi a disposizione, per cui posso farmi ad esempio tutto il secondo anno all'estero studiando o lavorando, facendo attività pratiche. Se poi arrivo anche al dottorato ho altri 12 mesi, per cui di opportunità ce ne sono. Naturalmente noi vogliamo che questa esperienza sia fruttuosa per tutti. Il termine che possiamo utilizzare per misurare il frutto degli sforzi che compierete in Erasmus è il numero di crediti che porterete a casa. Noi vogliamo che portiate a casa almeno 20 crediti per semestre. 20 crediti per semestre e siamo buoni, perché le linee guida europee dicono che un semestre deve valere almeno 30 crediti. Per cui, siccome questa è una delle cose sulle quali i singoli atenei sono ancora liberi di decidere, noi comunque vogliamo un po' agevolarvi, perché ci rendiamo conto che non è facile comporre un piano di studi relativo al periodo che trascorrerete all'estero che vi faccia sicuramente guadagnare 30 crediti, oppure anche se riusciste a comporre un piano di studi del genere riuscire a superare tutti gli esami, non è detto. Però insomma vogliamo il vostro impegno e vogliamo questo perché abbiamo un ritorno, perché il numero di crediti acquisiti all'estero e riconosciuti in sede
è diventato ormai uno degli indicatori più importanti per il Ministero della Pubblica Istruzione, dal quale dipende la quantità di soldi che danno a noi per far partire voi. Quindi capite che il circolo è assolutamente virtuoso. Quindi, grazie agli studenti dell'anno scorso che si sono portati a casa 20 crediti e anche di più, perché ormai dunque l'ultima rendicontazione che ho chiuso è quella relativa al 17-18 e abbiamo raggiunto la media di 29 crediti e 95 per semestre, che è perfetto. Grazie al loro lavoro noi oggi abbiamo i soldi per mandare voi in Erasmus, per cui vi chiediamo il medesimo impegno per favorire chi vi succederà in questa esperienza. Erasmus per tirocinio è un'esperienza completamente diversa, perché qui non si va in una sede con la quale esista un accordo. Voi siete liberi di fare questo genere di esperienza, che è un'esperienza lavorativa o di ricerca, dipende naturalmente dall'area disciplinare nella quale il vostro percorso di studio è inserito, no? Potete andare quindi in qualsiasi ente pubblico, privato, compagnia, impresa. Sono pochissime le organizzazioni presso le quali non potete andare perché lo dice Bruxelles, e cioè non potete andare nelle ambasciate italiane all'estero, sembra anche logico, non potete andare nelle agenzie dell'Unione Europea, ma per il resto siete completamente liberi di scegliere e trovare la sede dove svolgere il tirocinio. Okay? Naturalmente, siccome il ventaglio è molto più ampio, la sede per fare il tirocinio la dovete cercare voi. Noi mettiamo a disposizione tutta una serie di link a portali dove vengono pubblicizzate opportunità di stage, di esperienza lavorativa, di esperienza di ricerca, oppure consultatevi con i vostri docenti che magari hanno, non so, nel caso della giurisprudenza, hanno colleghi che hanno uno studio d'avvocato all'estero dove poter fare un po' di pratica, oppure per chi è nelle scienze magari hanno dei colleghi che dirigono laboratori universitari o in centri di ricerca. Insomma, non è importante se è andata a finire in una università o in un'impresa. La cosa importante è che andate lì per fare esperienze pratiche. Queste esperienze pratiche, su queste esperienze pratiche noi non imponiamo il guadagno minimo di 20 crediti, ci auguriamo comunque che, come dire, anche questo tipo di esperienza possa essere misurata in crediti. Non facciamo questo perché dipende tantissimo dal corso di studi che studiate, che seguite. Non tutti i corsi prevedono un tirocinio curricolare, non tutti i corsi prevedono un tirocinio extracurricolare che possa essere riconosciuto. Questa esperienza è aperta anche a chi oggi è iscritto all'università ma si laureerà a breve e può fare il tirocinio anche dopo la laurea, per cui il discorso del guadagno dei crediti è irrilevante. Quindi pensate bene a quale delle due modalità di mobilità fa per voi. Ok? La differenza fondamentale con Erasmus Studio, oltre alla destinazione, è il fatto che il periodo minimo di mobilità per l'esperienza di tirocinio deve essere di 2 mesi, e per tutto il resto rientriamo nello stesso discorso, per cui
avete sempre i vostri 12 mesi a disposizione per ogni ciclo di studi. Qui immagino ci siano tanti studenti di giurisprudenza, per cui una laurea magistrale a ciclo unico. Chi studia per 5 anni di seguito ha a disposizione 24 mesi, okay? Per cui giurisprudenza, medicina, odontoiatria, costoro hanno a disposizione 24 mesi. Chi può partecipare a entrambi i bandi? Tutti, tutti, tutti gli studenti di tutti i corsi, purché siate regolarmente iscritti. Cosa vuol dire? Uno, che siate iscritti all'anno accademico giusto e quindi abbiate pagato le tasse, e in secondo luogo che non siate fuori corso, che non siate fuori corso finali, intermedi, ok? Poi, questi sono discorsi legati anche ad altri corsi di studio. Quando si parte? In teoria, diciamo, per lo studio naturalmente i periodi della partenza sono legati ai calendari accademici della destinazione che vi verrà assegnata. Quindi, diciamo in linea di massima, tra agosto e ottobre, per chi vuole fare il primo semestre o l'intero anno accademico, e tra gennaio e marzo per chi parte al secondo semestre. Perché abbiamo messo già da agosto? Perché le istituzioni scandinave aprono il semestre di solito a metà agosto, quindi chi venisse selezionato per la Svezia o per la Norvegia, eccetera, dovrà molto probabilmente partire a metà agosto. Stesso discorso per Erasmus Traineeship. La differenza però fondamentale è che il quando partire lo decidete voi e lo concordate con l'organizzazione che vi accoglierà, perché naturalmente voi andate a fare un'esperienza di lavoro o di ricerca e quindi non siete legati a un calendario accademico. Quindi già a partire dal 1 luglio 2019 potreste partire. Ok? Io qui ho messo che potete partire tra il 1 luglio 2019 e il 31 luglio 2020. Per quale motivo? Perché tutte le attività, sia di studio che di tirocinio, devono essere assolutamente terminate entro il 30 settembre 2020. Ok? Quindi, se voi otteneste una borsa per tirocinio della durata minima, quindi di 2 mesi, l'ultima data per partire e per essere in regola all'interno della finestra temporale eligibile sarebbe il 31 luglio 2020. Dunque, come fare domanda? Allora, stiamo avendo dei casini in forma, mi dispiace dirlo veramente. Noi abbiamo sempre usato una piattaforma online che permetteva una iscrizione molto facile utilizzando le vostre credenziali, che attingeva tutti i vostri dati direttamente dal sistema di segreteria. Se non va in porto questa cosa, troveremo un altro modo, ma quello che ci servirà a sapere sono naturalmente la vostra matricola, il vostro nominativo, la vostra email istituzionale. Ecco, cerchiamo di usare l'email istituzionale, cioè quella @studenti.uninsubria, perché almeno quando ci arriva un'email da questo dominio vediamo già il vostro nome. Quando ci arriva l'email silversurfer77@gmail.com
e nel testo ci dicono: ah, sono uno studente, vorrei partire in Erasmus, cosa devo fare? E cosa devi fare? Dovresti dirci chi sei, cosa studi e cosa dovresti fare, no? Ok, per cui privilegiamo l'email per lo scambio di informazioni e privilegiamo soprattutto l'email istituzionale. Ce l'avete gratuitamente, quindi usatela. Poi non è che buttiamo via le email provenienti da indirizzi tipo SilverServer76, però insomma, ci sono dei motivi per cui vi chiediamo di concentrarvi su questo. Per cui matricola, nome e cognome, corso di iscrizione e poi tre possibili destinazioni che dovrete scegliere tra quelle che sono associate al vostro corso di studi o alla vostra area disciplinare. Ok? Quindi questi sono i dati che ci servono per potervi selezionare. Per Erasmus Traineeship ci servirà invece avere naturalmente i vostri dati, matricola, nome e cognome, un dato di contatto, il corso al quale siete iscritti e vogliamo anche avere una prova tangibile del fatto che avete trovato un'organizzazione dove svolgere il tirocinio e questi sono disposti ad accogliervi, per cui abbiate già concordato un piano che può essere cambiato anche durante il percorso di mobilità, però vogliamo avere questa certezza. Come vi selezioniamo? In entrambi i casi noi vi selezioniamo esclusivamente per questioni di merito, perché insomma vogliamo far partire naturalmente la maggior parte di studenti possibile, però vogliamo anche che siano insomma, studenti bravi, per cui noi vi attribuiremo un punteggio che sarà calcolato tenendo conto dei due indicatori del vostro merito, che sono i risultati, la media ponderata dei vostri voti, e rispetto al piano di studi, per cui il rapporto che c'è tra i crediti che avrete guadagnato fino al giorno di chiusura dei bandi e i crediti invece previsti per l'anno al quale siete iscritti, ok? Facciamo tutti questi calcoli, vi attribuiamo un punteggio e stiliamo una graduatoria. Stiliamo una graduatoria per ogni corso di studio, per ogni ambito disciplinare, ok? Per cui nessuno di giurisprudenza competerà contro uno studente di mediazione, ad esempio, questo sia chiaro, anche perché, come ho detto all'inizio, gli accordi con le varie università sono fatti per aree disciplinari. Quindi con Granada abbiamo un accordo per giurisprudenza, ma non ce l'abbiamo per mediazione, ad esempio. Non so neanche se è vero, perché sono talmente tanti gli accordi, non me li ricordo tutti. Comunque, il discorso è questo. Per quanto riguarda invece Erasmus Traineeship, la graduatoria è unica. La graduatoria è unica perché, visto che la destinazione non è legata a dei posti fissi, no? Ma i posti vengono creati da voi stessi attraverso i contatti che riuscirete a trovare, la graduatoria sarà unica, per cui tutti competete contro tutti. C'è anche da dire che però non c'è una grande competizione in genere e
abbiamo sempre sistemato tutti. Allora, la graduatoria serve a due cose. Primo, esclusivamente per quanto riguarda le attività di studio, per ottenere un posto in una determinata università. In secondo luogo, per accedere ai finanziamenti che vi serviranno per sostenervi durante il periodo di mobilità. Per quanto riguarda l'assegnazione della destinazione, e qui parlo esclusivamente per l'Erasmus Studio, come funziona? Voi ci avete indicato tre destinazioni in ordine di preferenza. Prendete un punteggio alto e siete in cima alla graduatoria, vi assegniamo la prima destinazione scelta. Se, ad esempio, col punteggio arrivate terzi in graduatoria e i due che vi precedono hanno preso gli unici due posti disponibili per quella che era la vostra destinazione di prima scelta, vi assegniamo automaticamente la seconda, okay? E così via fino alla terza. Naturalmente può capitare che non vi si possa assegnare nulla, perché se siete, diciamo, dalla metà in giù della graduatoria, le possibilità di accaparrarsi l'indito posto si affievoliscono sempre di più. Per cui, in relazione a questo, io vi dico di farvi furbi, e cioè sentite i vostri colleghi, cercate di capire dove vogliono andare, tanto vogliono andare tutti in Spagna, chiarissimo, no? E allora, il famoso Erasmus sex and sangria. Quindi, se voi siete consapevoli di non avere una media alta, di aver fatto pochi esami, di avere pochi crediti, eccetera, e quindi presumibilmente avrete un punteggio bassino, fatevi furbi, cercate di pensare qual è una destinazione che non interesserebbe a nessuno, però magari io, che mi sono andato a vedere bene il sito di quell'università, ho scoperto che offre un sacco di servizi, che ha un sacco di esami che io posso vedermi riconosciuti quando rientrerò. Capite? La fase preparatoria è molto importante. Anche quando inserirete le tre destinazioni, dovete farlo a ragion veduta. Cioè, voi già dopo questo incontro aprite subito il computer, andate a vedere i siti delle università che vi interessano, andate a vedere cosa offrono sia in termini accademici, ma sia anche in termini di servizi. E poi magari andate a vedere, non so, il sito della città che ospita l'università che vi interessa, qual è la nightlife, ad esempio, quali sono le occasioni di svago, di divertimento. Sono tutte cose importanti che vi devono servire a fare la scelta giusta e furba, ok? Essere piazzati bene in graduatoria serve anche per i soldi. Allora, noi vogliamo stimolare il merito, per cui premieremo al massimo chi avrà dei punteggi alti, ok? Per cui, se dal risultato della formula siete al di sopra di una certa soglia, noi vi diamo il contributo d'ateneo di 400 euro al mese più la cosiddetta borsa europea, che può essere di 250 o 300 euro al mese a secondo del paese di destinazione, quindi potete prendervi fino a 700 euro al mese, ok? Se siete in una soglia mediana
cioè in un range mediano, vi diamo solo i 400 euro al mese. Se siete al di sotto di un punteggio non vi diamo niente, vi consentiamo comunque, se volete, di partire in Erasmus, dandovi tutte le garanzie accademiche, cioè andate lì, vi pagate voi il periodo, però tutto quello che riuscirete a portare a casa vi verrà riconosciuto, ok? Stesso discorso per traineeship, anche se qui la cosa è ribaltata, per cui il contributo di Ateneo è di 300 euro al mese, mentre la borsa europea è di 350 o 400 euro al mese, a seconda dei paesi di destinazione. Stesso discorso, a seconda del range nel quale vi trovate, potete accedere a entrambi i finanziamenti, a uno solo dei due, a nessuno. Ok? Come vi paghiamo? E questo è importante. Noi facciamo di tutto per darvi, cioè una volta che si è stabilito che siete meritevoli e vi meritate 700 euro al mese e sappiamo che dovete andare via per 5 mesi, noi facciamo di tutto per darvi il totale della borsa entro il primo mese della partenza, ok? Guardate che questa è una cosa che in Italia, non so se siamo gli unici, ma fanno in pochi. Sicuramente gli studenti che hanno già fatto l'Erasmus hanno avuto modo di confrontarsi con studenti di altri atenei italiani, sanno di essere privilegiati. Inoltre siamo anche uno degli atenei che paga di più, perché comunque 400 euro al mese di tasca nostra sono una bella cifra, ok? Allora facciamo che vi siete iscritti, avete passato le selezioni, vi è stata assegnata la sede, da lì si comincia a organizzare il tutto. Allora, voi vi dovete organizzare tutta la parte logistica, ok? Per cui i voli, i viaggi, la valigia, quello che è. Noi ci occuperemo di tutti gli aspetti amministrativi, per cui se assegniamo a Letizia una borsa per andare 5 mesi a Granada, la prima cosa che facciamo è scrivere a Granada e dir loro che Letizia è stata selezionata per svolgere un periodo di studio Erasmus presso di loro durante il primo semestre, ok? Quindi naturalmente queste sono delle notizie che vi chiederemo in fase di accettazione della borsa, nel senso che ti attribuiamo 5 mesi a Granada, tu ci devi dire se accetti, se rifiuti, se accetti in che semestre vuoi partire, oppure se rifiuti ma preferiresti andare altrove se si liberassero dei posti, perché teniamo in conto anche questa possibilità. Per cui se vi vedete in una posizione graduatoria nella quale non possiamo assegnarvi una destinazione, niente è perduto. Una volta che abbiamo escusso la graduatoria e assegnate le destinazioni secondo graduatorie, vediamo comunque quello che è rimasto, i posti disponibili, avete visto all'inizio che abbiamo un sacco di posti disponibili, e reintegriamo coloro che sono rimasti senza destinazione per vedere se per caso volessero occuparne una, ok? Per cui noi facciamo veramente di tutto affinché partano tutti, ok? Per cui selezione, assegnazione, accettazione, rifiuto, quello che è, nomination, cioè annuncio ufficiale alla sede di destinazione del vostro nominativo, da lì si aprono ufficialmente i vostri contatti diretti con la sede di destinazione, perché da lì può succedere di tutto,
nel senso che sicuramente dovrete in qualche modo registrarvi presso l'istituzione di destinazione, però a secondo delle procedure dei singoli atenei può essere che vi arrivi un'email in cui vi dà delle istruzioni, oppure vi arrivi un'email che vi dà già delle credenziali attraverso le quali potete entrare in un portale e via dicendo, oppure un'email che vi dice andate a guardare questa pagina del sito e scoprite come ci si iscrive da noi, oppure non vi arriva niente. Può essere anche questo, dipende da come sono organizzate le università di destinazione. Voi comunque andate sempre e costantemente a guardarvi le pagine degli incoming students, perché voi per loro sarete degli incoming students, sui siti istituzionali delle università di destinazione. Fatto questo, poi dovremo preparare un documento assieme che si chiama Financial Agreement, che è un contratto vero e proprio in cui noi ci impegniamo a pagarvi la borsa entro certi termini, secondo certe modalità, e a riconoscere tutte le attività che in relazione alle quali porterete a casa dei risultati positivi, voi vi impegnate a svolgere effettivamente il periodo che vi è stato assegnato in quella destinazione, e cercando poi di osservare le varie regole che sono molto più dettagliatamente illustrate nel bando. Poi vi chiederemo dei dati bancari perché dovremo accreditarvi la borsa, e poi dovete preparare il Learning Agreement, che è la cosa che è lo strumento più importante di Erasmus. È infatti un modulo europeo uguale in tutta Europa, ma magari qualcuno se lo modifica un po' più, ci mette il proprio logo eccetera eccetera, noi tendiamo a usare quello più neutro, dove voi elencherete le attività che intendete svolgere all'estero e le attività corrispondenti qui per le quali chiederete il riconoscimento. Per cui questo è il modulo che vi garantisce che a fronte di risultati positivi questi vi verranno riconosciuti, ok? Per redigere bene il Learning Agreement dovete affidarvi ai delegati Erasmus, cioè ogni corso di laurea o ogni area disciplinare, nel caso di aree vaste e comprendenti più corsi di laurea, c'è un docente esperto che vi aiuterà a redigere il Learning Agreement e che sarà quello che al vostro rientro siglerà la scheda di riconoscimento, ok? Per cui è molto importante che per tutto ciò che riguarda la didattica vi affidiate ai delegati Erasmus. Posso dirvi chi sono i delegati Erasmus qui su Como? Per giurisprudenza abbiamo Letizia Casertano, eccola, molti di voi la conoscono. Ecco, quindi per tutti gli studenti di giurisprudenza la professoressa Casertano. Per scienze del turismo è il professor Umberto Galmarini. Naturalmente se volete mettervi in contatto, nome e cognome uninsulea.it. E per mediazione linguistica, per la triennale, la dottoressa Paola Boccale, che è la docente di lingua russa. E per la magistrale di lingua moderna e per la comunicazione, la professoressa Nieves Arribas. Quindi vi potete rivolgere a questi docenti per avere l'aiuto su come si fa il learning agreement e quant'altro. Allora, matematica è il professor Alberto Setti, fisica è il professor Franco Prati, e chimica
professoressa. Sì, la stessa professoressa Tiziana De Vincola, che è ancora presente. Ma in realtà lì era prima qua. Bene, poi avete sentito dai ragazzi che sono partiti in Erasmus quanto sia importante dal punto di vista della preparazione linguistica questa esperienza. Allora, qui la questione è un po' tricky, è un po'... Voi non è che andate in Erasmus per imparare una lingua, attenzione, dovete cercare di avere già le basi della lingua. In Erasmus sicuramente la migliorerete, ok? Attenzione, la lingua non necessariamente deve essere la lingua nazionale del paese in cui andate, cioè nessuno vi chiede di imparare l'estone o il lituano o il gaelico, ok? Nella maggior parte dei casi parliamo dell'inglese perché è la lingua di istruzione più diffusa in Europa. Sappiate che tranne la Francia e la Spagna, in quasi tutto il resto d'Europa riuscite a trovare corsi tenuti in inglese, ok? Oltre a questo però noi vi offriamo la possibilità di seguire dei corsi di base di spagnolo, tedesco e francese, e oltre a questo la Commissione Europea vi attribuisce delle licenze per seguire dei corsi online della lingua che più vi interessa. Ad esempio, andate a Barcellona, però andate in un'università super smart dove tutto è in inglese, per cui l'inglese lo sapete, però avete la curiosità di imparare la lingua nazionale, che a Barcellona è catalano. C'è il corso di catalano online offerto dall'Unione Europea, per cui potreste sfruttare questa possibilità. Naturalmente voi dovete anche fare un test online obbligatorio all'inizio e uno alla fine. Un'altra cosa obbligatoria quando rientrate è compilare un questionario che vi arriverà automaticamente nella vostra casella email, nel quale risponderete a risposte a scelta multipla, anche discorsive, e potete descrivere come è andato il vostro Erasmus, ok? Allora, durante il soggiorno, finalmente, assegnazione a nomination, partite. Quando partite e arrivate lì, la prima cosa da fare è fiondarvi all'ufficio Erasmus, ufficio relazioni internazionali, qualsiasi ufficio che possa sottoscrivere una conferma del vostro arrivo, ok? Noi vi forniamo un modulo apposta, però anche se lo facessero su moduli loro, a noi sta bene lo stesso, che noi dobbiamo avere la prova materiale del fatto che siete arrivati. Voi ce la mandate via email, fate una foto leggibile, non un foglio messo lì e il telefonino qua, insomma si deve vedere quando siete arrivati, e noi una volta che riceviamo questo possiamo dare l'ordine di pagamento della borsa, ok? Senza questo documento non possiamo farlo. Tenete conto che in genere se arrivate entro i primi 10 giorni di un dato mese e entro questi primi 10 giorni ci spedite questo documento, noi riusciamo a pagarvi al fine del mese stesso. Diversamente, se arrivate a metà di un dato mese, vi pagheremo alla fine del mese successivo, ok? Poi può capitare che magari si vada più in là con i pagamenti,
per situazioni particolari, possono capitare, perché comunque considerate che le nostre colleghe che materialmente pagano dovranno caricare tutte le vostre anagrafiche, tutti i vostri dati bancari, eccetera, eccetera, e se come spiego sarete 500 per dire, no, cosa dice? Se dovete, sarà un po' difficoltoso e potrebbe rallentare un po' le cose, però veramente noi facciamo di tutto per agevolarvi il più possibile sin dall'inizio della vostra esperienza. Mentre siete là, dal punto di vista accademico, possono succedere delle cose, cioè arrivate e scoprite che il corso che avevate messo nel vostro piano di studi non è stato attivato, oppure è stato spostato al semestre successivo, quando voi sarete già tornati a casa. Non c'è problema, perché il piano di studi, il learning agreement, può essere cambiato in qualsiasi momento, ok? Naturalmente lo dovete risottoporre all'approvazione del delegato Erasmus con le nuove scelte, anche queste fatte ovviamente, ma di norma non facciamo mai problema su questo. Altra cosa che può capitare: il vostro periodo Erasmus finisce il 30 giugno, ma l'ultimo esame che devo dare è il 5 luglio, e se non lo faccio non raggiungo i 20 crediti da portarmi a casa e sono nei casini. Potete chiedere un prolungamento, potete chiedere un prolungamento attraverso un modulo che vi forniamo noi, anche questo va approvato perché ci devono essere delle ragioni sul prolungamento. I giorni o mesi di prolungamento di norma non riusciamo a pagarveli, però vi assicuriamo la copertura accademica, e cioè che le attività svolte e i risultati ottenuti durante il periodo di prolungamento saranno comunque riconosciuti, ok? Quindi queste sono le cose che possono succedere. Infine, tornate e ci portate il documento che indica la data di arrivo e la data di partenza in originale. Noi lo confrontiamo con quello che abbiamo stabilito sull'accordo finanziario, per cui il numero di giorni che avete effettivamente fatto rispetto a quelli prestabiliti. Per cui nel caso rientraste un mese prima, cioè se vi abbiamo dato soldi per 4 mesi e voi rientrate dopo 3 mesi, un mese ce lo dovete restituire. Perché? Perché noi non possiamo rendicontare il falso alla Commissione Europea e quei soldi li dobbiamo restituire a Bruxelles. Molto semplice. Ok? L'ultima cosa, il riconoscimento delle attività. L'università presso la quale avete studiato, l'azienda presso la quale avete fatto il tirocinio, rilascerà un documento che, per quanto riguarda le attività di studio, si chiama Transcript of Records, cioè un certificato con gli esami superati. Il transcript of work, cioè quello per le attività di tirocinio, invece sarà una brevissima relazione sui risultati ottenuti, o comunque sulla coerenza della vostra esperienza formativa rispetto a quanto avevate previsto di fare, e lì avvieremo le procedure di riconoscimento, per cui compilerete una scheda in cui dite: io ho fatto a Bratislava Macroeconomics con la votazione A+, e con 6 crediti, chiedo il riconoscimento per macroeconomia da noi per 6 crediti uguale,
col voto che il delegato Erasmus mi vorrà attribuire. Ok? Attenzione, un'altra cosa importante sul Learning Agreement. È impensabile che là dove andrete troverete delle attività che rispecchiano esattamente quello che si fa qui, ok? Per cui la composizione del Learning Agreement anche qui deve essere furba, cioè se qui avete un esame annuale da 12 crediti che copre degli argomenti che nell'altra università sono trattati in due diversi esami da 6 crediti, voi vi fate quei due esami e ve li fate riconoscere per i 12 crediti dell'unico esame qui. Okay? Per cui coerenza, naturalmente, se io studio giurisprudenza qui non vado a fare un esame di fisica teorica là. Flessibilità, non posso pretendere di farmi convalidare un esame di diritto costituzionale spagnolo come un esame di diritto costituzionale italiano, ok? Però posso pensare di farmi convalidare un esame di procedura penale spagnola come, non so, progredito di procedura penale qui, ad esempio. Anche su queste cose affidatevi ai delegati Erasmus, questo è fondamentale. Ok? Bene, ho finito, vi ho dato diciamo tutte le informazioni di base. Nel dettaglio trovate tutto nei bandi che sono già pubblicati sull'indirizzo che avete visto prima, ok? E che trovate comunque sul sito istituzionale. Per qualsiasi domanda scriveteci o venite di persona o telefonateci, ma prediligete sempre la comunicazione via email, perché magari non riusciamo a rispondervi subito, ma vi rispondiamo sicuramente e non vi diciamo cavolate, perché può capire.